Signore e signori, bentrovati! Con noi Massimiliano, mi raggiunto Massimiliano, dopo le tre ore dedicate alla filatelia del pomeriggio. Grande filatelia, Maximo! Grande, grande, grande risposta, soprattutto. Allora, un caro saluto a, ad Alessandro e so, soprattutto un caro saluto a tutti voi. Poi passeremo a degli saluti speciali. Eh? Yes. Abbiamo un pubblico, È non vero. solo fatto dei nostri cari. Eh, telespettatori che ci seguono con grande attenzione, che come sempre ci danno gli input, le informazioni, le richieste che ci permettono di guidare e di in qualche modo definire quello che è il corso di una puntata che sarà anche questa sera straordinaria. Ma certo, certo, eh, bisogna dirlo: siamo appena tornati dalle vacanze, siamo tutti ancora pieni eh, di quelle che sono carichi di panettoni, di pandate, eh. <ride> ma siamo anche carichi di filateria. La prova è stata proprio questo pomeriggio sì. con le Tantissime conferme sulle collezioni che Alessandro ha raccontato, io li ho seguito da remoto, grazie, grazie. mi ha fatto piacere, e, e quindi insomma partiamo bene: sì, sul 2017 sì, sì, sì. che parte all'insegna proprio della filatelia, che sarà l'oggetto della puntata in diretta di questa sera per ben tre ore. Esattamente, eh, con ore. tanti canali collegati. Massimiliano, salutiamo anche Cristina che eh, in perterita al centralino ormai vive al telefono, grazie alle vostre chiamate. E poi salutiamo Alberto alla telecamera, abbiamo in regia Enrico, saluti speciali a un caro sì, esponente e sì. amico della Polafi. Certo, eh no? uno dei nostri più eh, affezionati e competenti consulenti che si trova a Torino per un corso di formazione e di aggiornamento. Certo. Eh, e ovviamente sappiamo che ci seguirà tutta la puntata quindi un saluto Pietro con grande, grande affetto è un piacere averti a Torino anche se tu frequenti più eh, abitudinariamente i quelli di Milano esatto, eh? i milanesi, eh, il Milano da bere anzi speriamo proprio di averli poi ospiti, nelle no? nostre trasmissioni di volta certo. in volta per poter conoscere anche dal vivo un po' quello che i grandi esperti, i consulenti delle, eh, che vi seguono direttamente a casa vostra, quindi beh, Venga, li vedremo e parleremo anche con loro. Chiederemo tante cose interessanti perché sono poi in contatto diretto da Bolaffi nelle vostre case, quindi molti avranno piacere anche di ritrovarli. Bene, Max, abbiamo portato veramente tante novità per questo 2017 che eh, si preannuncia spumeggiante. Ce lo auguriamo, ma i presupposti ci sono tutti quanti. Ci sarà poi l'angolo di Massimiliano durante la trasmissione. In base alle al vecchie abitudini, non si le, le, le cose buone. Squadra che vince non cambia, tanto per dire. E, e quindi eh, parlate, potrete parlare anche con il nostro esperto, con Massimiliano, durante la trasmissione. In caso di eh, domande specifiche, non è un problema, eh, vi raggiungerà subito al telefono quando ci si va proprio su eh, aspetti salienti eh, dell'argomento che vedremo. Ricordiamo brevemente i nostri negozi perché, rispetto alla trasmissione del pomeriggio, nuove emittenti si collegano questa sera in diretta, rigorosamente in diretta, fino alle ore 24. Torino, la nostra sede, Milano, Verona, rinnovata. Eh, sede Veronese e poi anche Roma. Un saluto agli amici di Roma, eh, al nostro negozio di Roma, che è l'unico che ancora non ha avuto i nostri contributi perfetti eh, dedicati ai negozi. Quindi dolci sì. si informazioni. Presto cercheremo Resto di recuperare, possibile. ma sì. un caro saluto anche al centro e sud Italia, soprattutto eh sì. per questo gelo che termenta la parte, diciamo, a sud della penisola. Ma ovviamente eh, immaginiamo tutti voi a casa al caldo, soprattutto e lo speriamo, ce l'auguriamo, e magari proprio così per passare una serata nel nome di un hobby che si lega sicuramente a quella tranquillità della casa, al vostro studio dove solitamente andate a gustarvi la vostra collezione, andate ad individuare i francobolli mancanti e, e di conseguenza poi proiettate e questo ce l'auguriamo eh, nelle nostre televisioni, nelle nostre dirette, le vostre esigenze chiamando il centralino. E quindi anche questa sera, mi raccomando, abbiamo bisogno con piacere di voi. Allora, scaletta sì. fatta da Erika che ringrazio. Certo, salutiamo eh, Erika, Ci salutiamo Erica con calore assolutamente, assolutamente calore. impegnatissima in tante incombenze logistiche. e Vediamo facciamo una panoramica un attimo. Sì, semplicemente sì, sì. ricordando, abbiamo Trieste, ma con Trieste ci saranno delle rarità eh, nell'insieme. Abbiamo Balbo, poi una, una panoramica così a voce: abbiamo l'impresa di Balbo, il famoso, i famosi due volumi che stanno spopolando e che. Mancavano da tempo, eh, è stata una nuova tiratura. Diciamo riassortiti sempre in quantità abbastanza limitate, sì, già subito, assolutamente. Eh. Qualche centinaio alla disponibilità di questi. Eh, straordinari album dedicati all'impresa di Balbo di cui sempre ci chiedete notizie sì, perché infatti. effettivamente eh, spesso eh, ci troviamo a consigliarvi anche quello che è il percorso legato alla seconda crociera transatlantica tenutasi nel 1933 lo ricordo ricca di grandi francobolli, grandi rarità della posta aerea italiana è anche capace di descrivere un momento magico per l'aviazione. Ecco. Eh, assolutamente. Eh, poi a proposito di aviazione, in realtà un'aviazione entro certi limiti, perché si parla del mondo anche delle buste, è la passione. Per la filografia, per la parola scritta, per quello che poi parlerà di Gronchi Rosa e non solo. Quindi vedremo, non svegliamo tutto, vedremo di cosa si tratta proprio in queste particolari buste che hanno poi un momento storico nel 1961 di particolare importanza. Nello stesso tempo facciamo una carrellata davanti, partiremo proprio da queste serie molto molto interessanti. Ricordiamo e tra che è tanto una coppiata incredibile. Ecco, incredibile. Ricordiamo attenzione, mentre abbiamo dedicato per scelta proprio uh, Bolaffi eh, il pomeriggio più a collezioni nei 60, nei 70, qualche similità c'è ancora sugli anni 60, chiedano al centralino, la sera si va un pochino più, si alza proprio un po' di più anche l'ambito storico, l'età e l'importanza anche, diremmo quasi museale in certi casi, di alcuni francobolli. Quindi è la grande filateria, la Sierra del Marte. Sì, eh? sì, Tutto sì. Ovviamente. Infatti sono notevoli le rarità che andremo a vedere, se sia legata a, al periodo classico del Regno, poi abbiamo anche qualche bella curiosità eh, legata alle colonie, che è un tema eh, di grande attualità, sappiamo essere una collezione di grido, sì. eh, negli ultimi sei mesi hanno sicuramente fatto... Eh, scalpore, eh, così con l'uscita del nuovo catalogo che ha riportato dei prezzi fortemente in aumento e che rispondono a quelle che sono anche un po' le aspettative dei collezionisti un po' più attenti che guardano anche alla possibilità attraverso la filatelia di andare a diversificare i loro risparmi. No? Bene di fugio per Antonomasi, i francoboli lo sono da sempre, lo sono addirittura dai primi del Novecento, laddove le grandi famiglie nobili iniziarono un percorso di accantonamento nel senso più nobile della parola. Certo. Eh, così raccogliendo i francobolli di tutta Europa, le grandi rarità, questo è il vivo ringraziamento che noi dobbiamo fare da collezionisti a queste grandi famiglie perché se oggi abbiamo la possibilità di collezionare i grandi francobolli è grazie a quello spirito di preservazione, se vogliamo, che appunto è stato nei primi del Novecento messo in atto dai grandi dell'epoca e eh, non posso eh, fare nomi non, non ha forse neanche senso ma immaginate quelle che, veramente quelle grandi grandi famiglie di banchieri piuttosto che di eh, eh, uomini della grande finanza certo. ehm, o anche veramente i re perché è eh, nota la storia vi invitiamo ad informarvi dei grandi re dei, addirittura i Ro, insomma, parliamo del, dell'imperatore di eh, Romeno parliamo veramente, potrei citare tutta una serie di figure di assoluto rilievo eh, politico che hanno collezionato hanno avuto quella fascia Farouk in Egitto ad esempio esatto, beh, figura suo... importantissima come collezione eh, abbiamo poi eh, l'importante mondo dedicato agli antichi stati perché leggeremo anche vedremo, leggeremo cioè nel senso di dare la possibilità di leggere e di vedere il francobollo proprio al nostro pubblico, colonie a cui abbiamo fatto riferimento, eh, enti semistatali, parleremo anche di quelli. Partiamo subito Max, sì, ci iniziamo eh, anche perché sono bomba. loro i protagonisti. Per alcuni di loro sarà la quarta ora, quindi è giusto che vedano anche... Qualcosa di particolare. Sono due serie che vediamo appaiate nella presentazione anche perché una è conseguenziale all'altra. Massimiliano, ehm, intanto riconosciamo subito così di primo anchito anche una certa dimensione particolare di questi francobolli. i sì, francobolli diciamo che rispetto a quella che è la dimensione media dei francobolli del Regno Classico sono sicuramente più grandi. Ma grande era anche l'innovazione che porta la prima serie che andiamo a vedere, quella che non ha eh, la sovrastampa, adesso Alberto gentilmente ce la inquadrerà, eh, di sei valori che apriva, se vogliamo, l'utilizzo, un, una nuova funzione dei francobolli, è quella della tassazione dei pacchi postali. La prima serie, questa sera è con noi e ovviamente viene realizzata nel periodo del regno cosiddetto classico sotto la regnanza di Umberto I di Savoia, il secondo re eh, d'Italia, lo ricordiamo che aveva eh, ereditato il trono da eh, Vittorio II, che l'Italia aveva costituito, e, e che appunto il re baffuto, insomma i baffi all'Umberto, adesso certo. gli aneddoti ha, sarebbero ha proprio una tanti. La vera e propria moda, eh? Sì, che tra l'altro sì. è tornata di grande attualità, certo. eh, i baffi io vedo camminando per strada un sacco di persone con... Eh, quella buffi, è la barba, eh. Eh, quando parli di moda la Cristina dice sempre hipster, sì. ma quella è la barba Cristina, esatto, Questi sono i baffi esatto, di Alberto. Esatto. E sono i baffi? Ah, ah, ah sì sì, è vero. è vero. Andiamo a vedere quindi se i sei valori, nuovi tra l'altro, bellissimi, che ci portano tra l'altro in un classicismo dal punto di vista proprio della realizzazione eh, che io trovo molto affascinante. Ma è anche una serie veramente di riferimento per la sua importanza e per la sua rarità, perché lo vedremo subito dopo, c'è certo. una spiegazione anche pratica. E furono realizzati eh, in tirature eh, decisamente ridotte e furono utilizzati per affrancare il trasporto dei pacchi. Quindi, eh, diciamo, <coughs> venivano applicati come forma di tassazione per il trasporto. Vediamo i diversi tagli, ovviamente con diversi valori facciali diversi colori come si suoleva fare sempre per distinguere i francobolli una domanda frequente che eh, ci sentiamo fare è proprio quella ma perché i francobolli sono di colore diverso? beh, mm, certo. eh, no Alessandro? Sì. c'è una spiegazione che è semplice c'è una spiegazione anche molto semplice eh, e praticamente eh, pensate all'alfabetizzazione in Italia e allora magari l'impossibilità o l'incapacità di leggere eh, beh, lettere e numeri anche e allora il colore differente Agevolava, eh, rendeva semplice anche per chi non sapeva leggere eh, la differenza dei diversi valori, quindi venivano proprio ricordati con questa, eh, questa peculiarità che poi è rimasta anche nella tradizione, diciamo un po' più vicina a noi. È vero, ma serie di assoluta eh, importanza, e qui poi scopriremo il valore importante, ma giustamente. Eh, relativo alla difficoltà assoluta di reperire questa serie, nasce innanzitutto dall'anno eh, in cui è stata emessa, 1884, eh, e fu riutilizzata poi fino al 1886 quando poi fu sostituita da una nuova serie. El, ehm, quindi insomma parliamo di eh, un riferimento che supera il secolo, quindi queste straordinarie vignette del passato, eh, autentiche garantite da Bolaffi, arrivano pensate da più di un secolo. Eh, Insomma, già, già parlare di un oggetto che ha più di un secolo signori, già forse dice tanto più delle parole che io e Alessandro cerchiamo di condividere con voi per raccontarvi questi straordinari oggetti. La qualità, beh, innanzitutto ci troviamo di fronte a una serie non linguellata. Quando, e adesso poi spiegheremo che cos'è la linguella, ma anticipo soltanto eh, un concetto che sta, eh, ripeto, utile a, a riflettere poi sulla richiesta. Tutti i francobolli del Regno Classico, o quasi tutti, venivano eh, notoriamente linguellati per essere conservati proprio nelle collezioni. E, e trovarci di fronte questa sera una sola serie disponibile non linguellata deve essere quell'elemento che, innanzitutto, in qualche modo crea quella scintilla nelle vostre teste o nei vostri cuori, perché sappiamo che la fedelia sa arrivare fino al cuore. Per capire che già ci troviamo di fronte a un fattore qualitativo che eleva fortemente l'importanza di questa serie. Quindi la serie è già rara, ma trovarla non linguellata e quindi senza presenza alcuna di traccia di linguella diciamo, eh, rende l'oggetto ancora più importante, ancora più di presa. Sì, linguella Alessandro Spinelli. Assolutamente. Perché? Allora il, la gomma del francobollo, comunque il retro del francobollo, eh, veniva utilizzato chiaramente per essere applicato su busto su pacchi postali, quindi in questo caso segnaliamo anche che sono francobolli nuovi, non utilizzati, non annullati, non timbrati. Ma la linguella è quella che usavano i collezionisti ma quando i francobolli venivano conservati non in album che arriveranno ben dopo, ma bensì in quaderni. E su questi quaderni come potevamo attaccare il francobollo? Sì, non c'erano le tasche. Eh, non c'era la schiena, nemmeno i brevetti Bolaffi. E allora si utilizzava questa peccettina adesiva che andava certo ah, scusate, a collocare il francobollo in questi quaderni, diciamo da collezione. Però cosa faceva? Danneggiava il retro, danneggiava la gomma, danneggiava eh, quello che, una volta tolto anche nell'applicazione stessa, era ciò che doveva essere preservato come nuovo, come intonso, come ben conservato. Quindi su quest'età, su quest'epoca, su questi anni, trovare, come diceva giustamente Massimiliano, l'assenza di quella significa che qualcuno li ha ovviamente conservati con la massima attenzione, intuendone anche la potenzialità, cioè immaginando che il francobollo andava mantenuto nello stato ideale così come era nato e sono pochissimi. Assolutamente, quindi serie doppiamente rara e qui veramente vogliamo sentire i nostri centralini impazzire perché la disponibilità è assolutamente limitata a quella serie che state ammirando con noi. Una sola chiamata, 30% di qualità. Esatto, certificato ovviamente lo diciamo sempre sì, per le serie prestigiose, sì. dopo magari lo vedremo anche, ma in generale tutte le serie di grande dignità collezionistica viene, vengono necessariamente affiancate da un certificato finanziario di qualità bolaffi che ne va a sancire la qualità e che ne va anche a... Così eh, certificare mettendo nero su bianco l'autenticità, certo, con no? indicazione proprio... Di due fotografie che eh, permettono di eh, individuare no, la specificità della serie perché quei francobolli appartengono proprio al eh, certificato che li accompagna. L'indicazione qualitativa lo vedete, viene fatta all'interno di questa scala poi anche a chiare lettere proprio perché ci piace la trasparenza certo, assoluta certo. e poi tutti i dati tecnici no, che vanno a costituire quello che noi chiamiamo no, la carta d'identità del francobolle elemento. Necessario e fondamentale anche nella definizione del valore perché la stessa serie senza certificato ha quotazioni completamente differenti. Anzi, vi dirò che sul mercato spesso i francobolli non certificati non riescono ad essere collocati. Ma perché? Perché parliamo ormai di antiquariato, parliamo ormai di oggetti di grandissimo livello e quindi è necessario che ci sia il cosiddetto pedigree storico, quindi la certezza assoluta della provenienza della serie. Bene, però parliamo di quotazioni, perché giustamente eh, i nostri amici a casa si chiederanno, ma quanto vale questa serie? Eh, 100, 200, 1000 euro? Non lo so, no. La richiesta in funzione della specifica qualità della Bolaffi è di esattamente 2100 euro. 2100 euro che è una cifra eh, considerevole o meno, questo lo dovete decidere voi. Certo è che esiste però la possibilità, e qui lo diciamo subito, di poter dilazionare i pagamenti soprattutto di fronte a cifre magari un pochino più cospicue, nell'ottica di garantirsi la prelazione che magari oggi esercitate telefonando dicendo la voglio vedere. Poi ci troviamo davanti a una bella tazza di caffè, ne parliamo insieme e la vogliamo comprare, magari magari decidete di eh, concretizzare l'acquisto. Bene, ma magari 2100 euro adesso non li avete, o preferite rendere più sereno l'acquisto, bene, volafi vi dà anche questo servizio. Parlatene con noi o parlatene col centralino per avere ulteriori dettagli, perché effettivamente magari con 500 euro al mese potete far vostra in quattro mesi questa serie. Ho dato una cifra così, no? sì. eh, sì, sì, sì. Eh, ipotetica, eh, però ma, non vorrei aggiungere anche questo, allora attenzione signori il percorso filatelico è un percorso molto vario anche del prezzo eh, ci sono collezionisti già molto abituati a certe cifre c'è ci pubblico che si stupirà dicendo ma credevo che fossero i 1000 euro e c'è anche un pubblico che si sta formando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, grazie alla Bolaffi, e alle nostre trasmissioni, non solo a noi certamente. Quindi è giusto cominciare anche a impattare in senso positivo con delle realtà magari meno comuni. Se diciamo Gronchi rosa, sarà più facile immaginare, ah beh, qualcosa di altisonante. Eh, ma ci sono invece delle realtà anche superiori come valutazione che vanno riconosciute. Ecco quindi l'apertura, diciamo, proprio serale a questo mondo. Poi vi sono persone, e non poche, che il giorno dopo, la notte stessa, ci mandano un'email, comunicano con noi dicendo ho visto in televisione, eh, vorrei valutarlo, vorrei vederlo, ne vorrei parlare con voi. Benissimo. Suggerimento, non aspettate sempre domattina, perché se va in conferma questa prima serie che abbiamo mostrato, la prima in senso proprio diciamo di, di presentazione, eh, domattina... Non è che eh, Massimiliano Maffinato fa bacchetta magica, va in direzione, va a cercare. Attenzione, questa è la scelta. Cercheremo, ci attiveremo, ma il dopo deve ancora venire. Quindi parlate già con noi. La vostra conferma è una conferma in visione. Nessuno vi obbliga a fare un bonifico, ci mancherebbe nel momento in cui dite sì, vorrei vederla. E allora è un percorso... Io lo, chiamo, lo chiamiamo un po' come il nostro, la nostra Bibbia, il forum. È no? eh, un forum dedicato alla filatelia dove però si può essere attivi, presenti, scoprendo ad esempio che i pacchi postali di questo momento storico hanno un valore quando conservati in questo stato decisamente importante e altrettanto ne avranno nel futuro. Assolutamente serie di riferimento. Eh, scoprite quanto io e Alessandro vi raccontiamo anche andando un po' a. Eh, come si dice sfogliare i cataloghi che Volafi edita, ce ne sono poi anche tanti Mi altri. Mi hanno confermati anche oggi, non c'è mai trasmissione che non passi senza, senza conferme nei nostri cataloghi eh, nei diversi, dalle colonie a San Marino, al Vaticano, ovviamente all'Italia. Eh quindi... Già, intanto anticipiamo proprio perché ci piace condividere con il nostro pubblico a casa anche una, una prima sì. informazione, anche se ancora diciamo ufficiosa, è già in fase di studio il nuovo catalogo del 2017. E quindi, signori, anche qui il consiglio qual è? Eh, non sappiamo noi quali saranno le serie che porteranno degli aumenti significativi, ma certamente le serie più prestigiose sono quelle che solitamente muovono più rapidamente la classifica. Allora comprare oggi sapendo che magari a breve, nell'arco di 30-40 giorni, ci sarà un catalogo nuovo, magari vuol dire anche risparmiare quello che è un aumento che eh, eh, verrà applicato a partire tra eh, diciamo appena il catalogo sarà in fase di stampa. Quindi attenti anche a queste prime veramente proposte, prime trasmissioni eh, di questo 2017 perché potete fare anche eh, così quel piccolo affare nell'andare a risparmiare eh, quello che sarà l'aumento del francobollo. Massimiliano andiamo a vedere la seconda. Serie, assolutamente. assolutamente. Qualsiasi presentazione. Ah, tra l'altro, il catalogo è acquistabile a soli 10 euro. 10, eh? Cristina, eh? 10 euro speciale inizio anno: eh? Eh sì, 10, 10 euro eh. senza spese di spedizione. Guardate che bello con tutti i francobolli, ovviamente le indicazioni tecniche e soprattutto eh, le quotazioni aggiornate dei francobolli, in modo che possiate magari analizzare la vostra splendida collezione esatto. e dire ah questo ce l'ho, vediamo un po' quanto vale, ah questo non ce l'ho, mi piacerebbe averlo. Benissimo, eh? benissimo. Allora, serie successiva, ma anche qui segnalazione... Io, qualche, qualche persona all'ascolto sono sicuro lo farà ma chi arriva prima meglio è valutino entrambe lo diciamo ancora prima di mostrare di dare il prezzo e l'indicazione eh, della successiva valutino entrambe perché sarebbe veramente una arricchisce l'altra comunque andiamo a vedere perché vi è una sovrastampa cosa significa il valore cambia il francobollo viene mantenuto lo stesso ma viene in un certo senso riutilizzato eh, ce cioè gli si dà nuova vita con un cambio di valore o un'indicazione specifica che ne cambia l'uso come in questo caso stiamo vedendo, la funzione. Bellissima, tra l'altro guarda, eh, ottima la scelta eh, di chi, come eh, ringraziamo, Erika in sì, primis, sì, ha sì, fatto sì, e sì. ha prodotto la scaletta, perché non si poteva scegliere un'altra serie o serie migliore proprio per raccontarci quello che è un fenomeno che nel regno si è eh, così potuto eh, frequentemente eh, realizzare o sì, vedere sì, o studiare, sì, eh, sì, per noi sì. che siamo studiosi del collezionismo dei Franco del Regno che è il principio per cui non si butta via niente. Allora, per dar vita alla serie Valevoli per le stampe che stiamo vedendo assieme, che non a caso ha... Ah un numero di valori paritetico alla serie precedente, si prendono proprio le giacenze di magazzino della serie dei pacchi postali e attraverso l'applicazione della sovrastampa si trasformano questi francobolli in francobolli utili a tassare le stampe, quindi le affissioni, diciamo, spiegiamola un po' più semplice, o magari anche quelle che noi chiamiamo eh, eh, le diverse insomma quelle che poi tutt'oggi sono eh, oggetti di tassazione sì, rispetto sì, a sì, quella sì, che sì. è la fissione stessa e i valevoli per le stampe appunto sono un'emanazione della serie dei pacchi postali che abbiamo visto prima passano pochissimi anni pensate ci troviamo nel 1890 e, e si decide appunto di realizzare questa serie andando a pescare nei magazzini delle Regie poste italiane guardate che bella tra l'altro questa serie guardate che bella perché eh beh, È chiaro sì, che Alessandro sì, sì. vi ha proposto, e io lo faccio con grande forza, di abbinare le due serie. Eh Avete sì. la, la nascita e poi l'evoluzione della serie ah, di Franco. Ecco perché Bold. Max, vado subito a dare il prezzo, 400 euro. 400 euro, cioè i 2100, i 400 fa 2,5, cifra tonda. cifra tonda, cifra assolutamente interessante. Valevole per stampa a 400 euro, stessa qualità della precedente, cioè un 30% di qualità, che non è assolutamente una qualità bassa, eh, ovviamente. Anche in questo caso, non linguellati, sempre 6. E ehm, siamo, attenzione a, una, eh, a un anno, ancora siamo nell'800, 1890. È una data che noi conosciamo bene, eh, come 1890. Eh sì, è la data di fondazione <ride> ecco, della Bolaffi. Andate. Quindi 127 anni di storia non soltanto della Bolaffi ma anche di questa splendida serie dei Valevoli. Facciamo vedere un sì, dato tecnico dal catalogo. Volentieri, Alessandro. guarda, io questo catalogo ormai diventa per me, non ha più segreti. Grazie al tuo contributo. Allora, eccoli qua, queste sono ovviamente le immagini riprodotte perché eh, siamo all'interno del nostro catalogo, valevole per le stampe, emissione eh, primo dicembre, va bene, ma c'è quella qualità media che, attenzione, significa non la qualità comune, né tantomeno la qualità minima, ma bensì la qualità giusta eh, per scegliere eh, e per avere modo di eh, considerare la giusta proposta come diciamo come bellezza, come stato di conservazione meglio. Quindi qualità media 30%, attenzione, è la stessa qualità che siamo andati ad esprimere esatto, sulle due proposta. serie della proposta. Eh. Quindi ancora eh, vediamo, poi qui ci sono ulteriori note, possiamo approfondire gli argomenti, però tutto quello che trovate, che vedete sul catalogo pubblicato chiaramente con indicazioni per approfondire il momento filatelico, il momento appunto magari della vostra collezione. Sì, certamente. Sì, stampa tipografica con cui viene realizzata questa serie, la filigrana era la filigrana corona, quindi... Eh, diciamo, tipica appunto del regno, la corona, è proprio il simbolo e il riferimento al regno d'Italia. Oh, grazie, saluti un grande appassionato. Eh. Eh, sì. insomma, Nevica da lui, Nevica da lui. Vedi, invece qua siamo nella Bianco Natale. Va bene. Un anno di validità perché questa serie dei valevoli per le stampe terminerà. Ecco qua, grazie al contributo riusciamo a vedere l'evoluzione no. delle filigrane, sì. corona nel Regno d'Italia, ruota nel primo periodo della Repubblica e stelle poi fino al eh, cosiddetto esaurimento eh, della, eh, così, del, proprio di questa mh, particolarità tecnica, cioè la filigrana era uno strumento di, eh, attraverso il quale si andava a combattere i fenomeni della falsificazione di questi che erano valori di Stato, no? quindi equiparabili a delle banconote, quindi a, dei, a del denaro. E allora lo Stato si ovviamente ingegnava nell'ottica di combattere questi fenomeni inserendo questa particolare ologramma, questa immagine presente all'interno della carta, e francobollo difficilissimo da riprodurre, difficilissimo da contraffare, o perlomeno questo era l'obiettivo. Sì, come nelle banconote, ecco abbiamo i cedoli sì, esatto, che, che ancora oggi potete... Eh sì individuale bene abbiamo visto l'evoluzione quindi corona eh, ruota lata e poi eh, stelle cosiddetto bellissima questa copiata telefonate non perdete l'occasione a 2500 euro le comprate tutte e due ma se per caso ne possedete già una c'è sì, la sì. possibilità tranquillamente di comprare separatamente le due offerte entrano chiaramente in quella macro collezione così definita del regno regno d'italia una collezione ampia e importante che poi eh, orienta magari su certe, certe specifiche come dire potrebbero essere questi francobolli che vanno vengono ad avere una funzione molto particolare io vado, voglio cercare tutti i valevoli per le stampe voglio cercare quelli eh, che hanno eh, i segnatasse voglio cercare insomma può essere certo. veramente un'intuizione un, un interessante proprio per seguire una specifica nella collezione magari li facciamo ancora sì. vedere un secondo sì, insieme, insieme e nel frattempo poi prepariamo il terreno come si dice per andare oh, guardate che bel parallelismo che ci regala Bravissimo. Oh, tanto i valori Bravo. sono gli stessi vedete la famiglia è la stessa, sta a voi eh, così non separare come si dice questo legame che vi abbiamo raccontato e eh, cogliere proprio l'opportunità. Io non, non ho memoria di una puntata negli ultimi dieci anni dove siamo riusciti a portare sia i pacchi infatti, postali che valevoli. Infatti. Quindi, signori, il regno classico è sicuramente un riferimento per il mondo dei grandi collezionisti e speriamo lo possa essere anche per voi. Certo, telefonate, telefonate. <ride> e poi ci fa piacere sentire comunque la vostra presenza, cosa che state peraltro facendo, anche per saluti. Procediamo Massimiliano, mentre diamo ancora qualche istante per fare questo confronto. Sì, sì. E apriamo un bel capitolo, quello, quella, quel capitolo che è così eh, spesso tecnicamente e storicamente abbiamo definito il periodo delle Terre Redente. Perché? Perché voi sapete che la storia... Eh, anche amara del nostro paese, intorno al eh, primo decennio del, del, del Novecento, dopo un grande periodo di prosperità, quello della Belle Époque, di grande rilancio, se vogliamo, per la nostra nazione, porterà poi a quello che eh, sarà la, eh, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ecco, la Prima Guerra Mondiale voi sapete contrappone eh, l'Italia all'impero austro-ungarico e eh, l'Italia, al termine di questa sanguinosa e dolorosissima guerra che vedrà veramente un milione di giovani perire, insomma, ancora parlarne un po' di emozione eh, c'è anche perché è stato tra l'altro eh, festeggiato pochi mesi fa eh nel, sì, nel sì, sì, comune... centenario. Esatto, il centenario della Prima Guerra Mondiale. Eh, beh, eh, insomma, eh, le terre redente non sono un altro che i territori che l'Italia acquisisce proprio al termine della Prima Guerra Mondiale. E voi dovete sapere che in quei territori di confine dove si eh, insomma, si sviluppò questa battaglia terribile, ricordiamo il Carso, ricordiamo insomma eh, tutta una serie di luoghi ovviamente legati al nord est della nostra nazione, chiaramente quei territori che erano in qualche modo isolati dal conflitto bellico, i francobolli facevano fatica a circolare. C'era qualche francobollo della posta militare per permettere proprio ai nostri commilitoni di parlare con le proprie famiglie, di, di dialogare. Ma nell'immediato, quando la guerra per fortuna eh, si concluse e, e questi territori dovevano essere forniti di francobolli. E allora cosa si fece? Si presero dei francobolli o locali o furono destinati delle piccole tirature speciali con l'indicazione dei territori in cui venivano utilizzati. Ecco il perché vi ho detto all'inizio, i famosi francobolli delle Terre residenti. Ora, Alberto, ci fai vedere perché abbiamo pescato un francobollo singolo, sì. appartenente alla serie degli espressi, quindi un altro servizio. Ricordo che i francobolli si compongono di francobolli, eh, diciamo di francobolli in realtà legati alla posta ordinaria, cioè le lettere che spediamo comunemente ancora oggi, e poi ci sono i vari servizi, i pacchi postali, gli espressi. Eh, i segni tasse, gli enti semistatali che vedremo dopo e c'è la posta aerea che è ancora insomma, protagonista eh, Sempre anche protagonista. stasera ne parleremo ebbene quindi tutti questi servizi vanno ovviamente a comporre la collezione eh, andiamo però a goderci questo francobollo, che, di nuovo è un francobollo che da tempo non riusciamo a proporre a voi, amici a casa. E abbiamo scelto con piacere unica disponibilità anche qui. E vedete che le uniche disponibilità, sì. cioè le rarità, non sono sempre oggetti che costano 50.000 euro. Ci sono anche dei francobolli interessanti, che, tra l'altro, eh, così in qualche modo anticipano quei margini di crescita che potrebbero certo. avere. E qui abbiamo l'espresso cosiddetto numero 4, cioè eh, che in ordine proprio cronologico di realizzazione, questo fu il quarto espresso emesso, come recita anche il nostro catalogo, è quello realizzato per i territori della Venezia Giulia. Terre redente così chiamate proprio perché è un invito a quel patriottismo nel riformare, in un certo senso, nel formare eh, l'unità eh, d'Italia su confini che oggi conosciamo e eh, il 1919 eh, in effetti cade proprio eh, perfettamente nel segnalare un momento così saliente proprio anche della nostra storia. Uno stato di conservazione, tra l'altro, decisamente apprezzabile. Assolutamente, assolutamente nuovamente ottima qualità. Forse in questo caso sfioriamo l'eccellenza, perché abbiamo addirittura un 60%. Un espresso. Eh, quindi ci piace, questa sera tocchiamo anche queste, appunto lasciamo un attimo da parte la posta ordinaria, ma andiamo a specificare, in questo caso l'espresso fa molto nel velocizzare no? la consegna, ma diventa eh, una, un, diciamo una serie già completa con un unico francobollo. Sì, perché effettivamente fu l'unico valore destinato al eh, territorio della Venezia Giulia, ripeto, le famose terre dente, abbiamo visto francobolli della Venezia Tridentina, alcuni della Venezia Giulia. In quel momento nasceva eh, l'esigenza di fornire in quei territori un francobollo espresso per velocizzare le comunicazioni ed ecco che viene realizzata questa piccola tiratura eh, che dà vita a questo straordinario francobollo. Dentelatura indiscutibilmente molto bella, considerando ovviamente la qualità dei francobolli che nel periodo quindi intorno al 1918-19, eh, presentano solitamente dei difetti che non devono essere definiti dei difetti, ma sono legati alla natura del come sono stati realizzati. In questo caso il Francobollo è eccezionale, perché addirittura è un 60% non linguellato. Facciamoci la titolazione, così diamo anche il prezzo e vedrete. Eh, che... 570 euro, ti anticipo subito Max, perché così ci piace proprio dichiararlo, 570 euro, anche in questo caso dobbiamo stare eh, pronti a alla vostra ricezione e anche sentire e chiedere al nostro pubblico quello che può essere eh, l'eventuale richiesta analoga a certi periodi o certi momenti storici. Eh, L'importanza anche di questa proposta può essere quella di andare a eh, centrare magari chi è già collezionista. Potrebbe essere anche la prima scelta in assoluto, ma generalmente questi francobolli vanno a toccare già certe corde particolari. Sì, poi, tra l'altro, è facile fare riferimento e un saluto ai tanti collezionisti eh sì, che proprio eh vivono sì. in quelle terre. Eh Salutiamo sì. anche gli amici eh, di Cuneo, eh, gli amici no, della Campania che ci seguono costantemente. Sì, sì, sì. anzi, eh, sappiamo che eh, ovviamente il riferimento lo facciamo a coloro che vivono quei territori, ma anche a coloro che in realtà in generale amano la storia. questi eh, sono veramente tanti, tanti gli italiani e non solo, che sono fortemente legati alla storia del nostro paese. E i francomolli sono veramente una piccola enciclopedia storica. Eh, provate ad immergervi in questo mondo. Noi non lo consigliamo soltanto perché. Eh, ovviamente è in qualche modo il nostro mestiere, ma eh, ve lo diciamo perché eh, vediamo anche un po' la luce che spesso alleggia negli occhi dei bambini che si mettono a giocare con i francobolli della Walt Disney, con i francobolli della Ferrari, con le varie diverse emissioni del mondo e vediamo proprio anche il piacere che un genitore può eh, vivere e, e ha nel momento in cui sa che suo figlio gioca con uno strumento legato alla cultura e alla storia del proprio paese. Quindi la validità di una collezione, eh, Alessandro eh, spesso ne discutiamo di questo argomento. Sì e anche proprio l'aspetto se vogliamo culturale perché lì c'è la storia del nostro paese lo ribadisco certo e abbiate timore signori un timore garbato di arrivare secondi sulle chiamate perché eh, non si tratta così di, di parlare tanto per cercare di essere accattivanti ha poco senso in quello ma è la realtà delle cose quindi dire finalmente posso vedere una trasmissione perché è un po' unica nel suo genere in Italia, che parla e torna a parlare di Franco Bolli, che non è una scienza o parola morta, ma è qualcosa di completamente attivo che è giusto far riemergere, anzi anche per chi casualmente si è messo all'ascolto. Allora, ricordiamo le prime due serie presentate, ricordiamo l'espresso con questa preziosa sovrastampa. Attenzione, un consiglio. Mi dai un attimo questa telecamera perché è un consiglio molto molto importante, ritengo. Attenzione signori, perché sovrastampare, ne abbiamo visti due esempi, eh, dei francobolli, non dico un gioco dei ragazzi, ma si presta facilmente alla falsificazione. Eh, e allora, mi raccomando, eh, il nome Bolaffi, la certezza dei luoghi giusti di chi propone certe cose, mette a riparo da quei rischi che nel fai da te e dintorni portano non solo a valore zero, ma soprattutto a perdite stimate, reali e certe. Quindi il fai da te è pericolosissimo e i nostri esperti, questo certificato non è semplicemente una fotografia con alcune parole scritte, questo certificato è il risultato... Eh, di secoli, di più di un secolo, perché eh, di esperienza. Quindi qui c'è qualcosa che non ha prezzo, non può essere pagato, perché è il fattore tempo, il fattore della passione delle quattro generazioni che continuano e proseguono con questa realtà riconosciuta nel mondo. Ecco perché lo chiamiamo il passaporto, eh, il passaporto eh, che significa veramente avere credibilità nel mondo intero. Ci sentirete dire con forza questo, invece cioè io compro da Bolaffi benissimo. E quando vi diremo noi seguiamo con attenzione ciò che avete scelto da noi, e quando per n motivi, gli eredi, i nipoti, cioè, oh, guarda io vorrei collocare i francobolli che mio padre ha scelto, ecco noi ci siamo. Ma questo è fondamentale. Quindi signori guardiamoci bene, non dico negli occhi perché magari non è troppo rispettoso, ma è sincero, ma è sincero. Ne approfittino, ne approfittino stasera, adesso, domani. Io e Massimiliano ci troviamo il giorno dopo, il mercoledì mattina, a dire: Guarda quel signore, eh, quel nostro cliente è arrivato tardi, guarda c'è una richiesta che arriva da parte del nostro funzionario, ma è arrivato tardi. Stiamo cercando chissà quando troveremo. Domani è troppo tardi e non è un eufemismo. Centriamole assolutamente, signori, centriamole assolutamente questa realtà. Molto bene, molto bene. Oh, il signor Aldo che saluto con grande affetto in quel di eh, Modena, diciamo, e dintorni. Complimenti, eh, grazie. Eh, un saluto sincero, sono contento perché immaginavo che l'oggetto, vedete, delle volte il collezionista eh, veramente trova anche quel piacere di chiudere quella casella anche su Franco Bolli che apparentemente magari non costano delle cifre folli ma sono importanti e preziosi, e quello è lì la differenza il piacere di avere anche di riuscire a comprare il grande oggetto eh, senza magari dover affrontare delle spese incredibili come capita in tutti i settori dell'antiquariato, ecco quindi sono molto contento e faccio un sincero eh, ringraziamento, mirato al signor Aldo che eh, eh, insomma ci segue con affetto ho avuto il piacere di conoscerlo sì, quindi infatti, eh, un caro saluto, un mi caro associo saluto. ovviamente su questo, io vado subito a escludere, vedete questo cartoncino proprio un po' da esperti, eh, nel senso che è così asciutto, non ha fronzoli, c'è un codice a barre per i nostri archivi, ci sono delle caratteristiche scritte in alto, però è, è così che si muove giustamente la, eh, la possibilità di proposta quando si tratta magari anche di serie contenute come numero e attenzione, collezionare Franco Voglio, appassionarsi, per non dire collezionare, mi appassiono, seguo, eccetera, è una Benissimo. cosa bella perché ti dà soddisfazione e certe volte veramente... Noi diciamo, ah guarda, il francomollo più costoso, bellissimo, è stato acquistato, ma sono queste finezze di scelta che ci indicano e ci permettono di dire la sera del martedì dobbiamo pensare e dedicarla anche a un certo tipo di pubblico. Beh, eh, poi ci penso io nel pomeriggio di martedì a cominciare a farvi conoscere, magari francobollo in certo ordine, ma la sera del martedì ci seguono tutti chiaramente perché sono delle importanti sorprese. Assolutamente, no? assolutamente e procediamo sì. procediamo perché sono tante e numerose effettivamente le curiosità sì, e le sorprese vedere. di questa sera. Max, dove ci spostiamo? Ma io mi partita? sarei spostato un secondo sulle colonie perché Volentieri. sono sempre cioè, leggo un po' tra le righe delle richieste settimanali. Oh, Devo sì. dire che quando c'è qualche oggetto di colonie. I i clienti sono sempre molto contenti. Posso segnalare due aspetti, la bellezza oggettiva dei francobolli delle colonie riconosciuta nel mondo, anche per un certo periodo storico, parliamo un po' di estetica del francobollo, ma anche una rivalutazione interessante, Anzi, vorrei sai cosa, sai cosa ti tempo. dico? Eh, cambiati, scusami se cambio un attimo il Mi piace così, ma, Max, mi piace eh, così. Mi farebbe piacere proprio perché eh, so che c'è anche una certa passione da sì. parte... Di chi ci sta seguendo, eh, sui francobolli pubblicitari. Siccome stasera mm. abbiamo due pubblicitari mm. di sì. qualità stratosferica, è vero, eh, è vero, mi sembra veramente doveroso comunque mostrarli come una sorta di piccola anteprima e poi magari ci ritorneremo dopo quando presenteremo la collezione. Max, perché effettivamente. Vogliamo fare un antefatto sul pubblicitario, breve, breve, breve poi andiamo a specificare questo? Sì, o... guarda, sì. io li ho messi qua Bravissimo. perché pensavo. Allora, li possiamo di... collocare un attimo lì, eh, vedete come è un po' diversa no? la scritta delle vendite, ma qui c'è proprio un po' un, 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 un forum insieme a voi Franco Bolli pubblicitari cosa significa e cosa accade eh, in realtà c'è un momento storico dove si decide eh, garantendo all'azienda una certa quantità e obbligandole a una certa quantità, si decide e così è benissimo, eh, andremo a vederli, si decide che è possibile affrancare la corrispondenza con un contributo, una presenza uno sponsor si direbbe oggi, in tempi non solo dedicate ad importanti aziende che Dell'epoca, eccellenze potremmo dire italiane, che rivederle ci fanno veramente fare un viaggio nel tempo e anche nella pubblicità. Eh, infatti, sono molto apprezzate anche da chi studia no, il mondo della pubblicità, sì, no, eh, dal marketing. marketing parole americane, sì, eh. sì, sì, sì. Vediamole: allora, qui avete la pagina intera di tutti i pubblicitari. Eh, ne vedrete alcuni, altri sono soltanto diciamo, l'ombra, la traccia di francobollo che potrà essere collocate. alcuni sono più comuni. Altri sono decisamente più rari ed è proprio quello a cui ha fatto riferimento Massimiliano, quindi sarò breve, saremo brevi nella presentazione per andare subito a centrare il tema. Sì, diciamo vedete? che abbiamo un'offerta che prevede una base di collezione che è, adesso stiamo ammirando insieme perché sono eh, ben nove francobolli che vedete qui all collocate all'interno e che ci permettono immediatamente di capire che questi non erano altro che francobolli con delle etichette esten, diciamo delle estensioni che erano simili a delle etichette che pubblicizzavano le grandi eh, aziende che aderirono al progetto delle eh, appunto del, dei pubblicitari cioè della creazione di una corrispondenza di una mh, come, scusatemi di una eh, fil eh, filatelia eh, dedicata, mirata che eh, infatti fece eh, da eh, specchio, se vogliamo, pubblicitario per aziende che propo proponevano aperitivi, grafofoni, medicinali, lampadine, tessute, macchine per cucina e altri vari prodotti. Eh, questo tipo di francobollo è ritenuto tra i francobolli più affascinanti della collezione del, del regno, eh, grandissima sempre la richiesta. E allora cosa vi raccontiamo? Vi raccontiamo che c'è una base di partenza con i valori un pochino più comuni che vi permetterà anche di divertirvi che vi proponiamo a 660, eh, Esatto, lo 60, Esatto, quelli che vedete, i francobolli che vedete sono esattamente nove valori non linguellati, fogli inclusi, abbiamo tre chiamate soltanto, però comunque sono tre chiamate, eh, la proposta è di 660 euro. Però andiamo nel vivo, eh, questo è un piccolo sì, esatto, Tra l'altro eh. sono diventati anche grandi rarità i francobolli pubblicitari. Questo qua è il numero 13, sì. sì. Eh. 6,60 è una bellissima possibilità. di sì, nove valori. Nove eh. valori. Vediamo eh. anche la pagina d'album dove c'è anche la presentazione. Questi possono essere inseriti nella Repubblica. Vedete, nell'album della Repubblica. Comunque, già questa pagina, vedete, con indicazioni anche sul retro della storia. Questi li diamo assieme. Sì, sì, eh. sì, sì, Vedete, con la spiegazione tecnica certo. che noi vi abbiamo annunciato. Guarda Ma vi regaliamo i fogli. Eh. Sì, sì, i fogli. regaliamo anche le taschine, ovviamente, cioè li allocate proprio in questo caso. È bellissimo abbiamo solo tre chiamate non è moltissimo eh signori non è moltissimo andiamo ancora un attimo nello specifico vediamo perché Massimiliano, siccome c'è tutti i telefoni alzati. Quando ha parlato di grafofoni, vediamo, vediamo che bellezza. Cioè, questi sono. Se ci fosse all'ascolto un erede di qualche casa storica, no? Macchine singer per cucire. Eh? Beh, quando, le Singer sono, sono, sono state eh, protagoniste. sono, italiane, sono certo, tuttora. Esatto. Eh? Io stesso ricordo mia madre che cuciva eh, con una singer, certo, no? eh, certo. eh. la Sergio. La graffofoni Columbia, guardate le lampade Montel. Eh, eh, con eh, poi vedete qui Milano, grafofono Columbia, Montel, eh, Illuminazione. E poi vabbè, Campari che se vogliamo è un po' un qualcosa che ancora oggi, no? Certo, eh? ancora Il oggi. Intercampari esatto. che è, è, è E è... pensate, dal novembre del 1924 all'agosto del 25, quindi non è un tempo estesissimo. Dal 24 al 25, gli italiani poterono affrancare la corrispondenza proprio con veri e propri mini poster, così li andiamo a definire. Va bene, quindi. All'attenzione del nostro centralino ne stanno parlando. Però Max dobbiamo subito arrivare a pioggia sulla grandezza sì, eh, diciamo, sulla alcuni di quei francobolli mancanti rappresentano delle grandissime rarità. Sì. Ne abbiamo due, due. comprati, tra l'altro da pochissimo, ed ecco che ci fa piacere adesso chiedo ad Alberto di eh, gentilmente grazie, sì, sì, con il tempo dovuto, di inquadrarli. Perché arrivano da una preziosissima collezione, due degli alti valori, cosiddetti: diciamo, i francobolli. Pubblicitari più difficili da trovare per non dire introvabili, tra l'altro di qualità eccezionale perché il precedente collezionista eh, aveva veramente un'attenzione. Certo, eh, possiamo diciamo... scrivere top lot in alto perché in questo ambito siamo, eh, siamo al massimo. Esatto, perché già il francobollo è raro, ma abbiamo anche la qualità. I francobolli pubblicitari per la loro forma sono spesso stati realizzati. Decentrati, come si dice, no? Tecnicamente. In questo caso invece abbiamo l'alta qualità, abbiamo anche la centratura, che è un fattore che sui digitali non c'è mai. Ed ecco che ci fa molto piacere mostrarvi questo 50 centesimi coen, eh? numero, tra l'altro, eh, diciamo. Ehm, di, insomma, un Francobollo che ha fatto un po' la storia, no? la ditta che tra, eh, si occupava di realizzare tessuti e biancheria, pensate, no? Certo. A richiesta, insomma, i primi grandi. Eh, produttori di eh, biancheria su larga scala, ecco, sono stati ehm, e devo dirvi che questo è un francobollo eh, veramente eccezionale. La qualità per un esemplare fantastica, e, e, fantastica. E adesso se cioè, io ti direi di dire sì guarda. sì ma assolutamente è un 80% di qualità per il pubblicitario 50 centesimi coin non linguellato proposta numero 14 chiaramente 1924 anche in questo caso ma dico subito anche il prezzo perché 9000 e 200 euro. Quindi stiamo parlando di un alto collezionismo, nessuno si permette di fare i conti. In tasca, ma è giusto che si sappia quale vette così elevate eh, può diventare questa collezione. Dice, ma io mi concentro soltanto su alcuni aspetti. Perfetto, qui con la complessità, la varietà di questi valori. Veramente, sarebbe una collezione che ha un inizio e una fine importantissima. Mettiamo Vittorio Emanuele III, sì. ancora giovane, in divisa militare con il sole che ovviamente riflette sullo scudo Savoia. Questa è l'immagine del Francobolotipo, e poi invece andiamo a goderci quel per bellissimi ghirigori, eh, se vogliamo, quel, quel classicismo invece che viene espresso nell'estensione nell del Franco Bolo stesso nella sua parte pubblicitaria. Corre voce che sarà proprio il re che vedendo la sua effigie in alcune di queste sponsorizzazioni, usiamo questo termine moderno, che dirà basta con eh, il breve periodo perché associare la mia immagine regale ad aziende o addirittura c'è cioè un francobollo, quello dei baci per Ugina, che allora non era così indicato, le persone che comunque eh, si baciavano, eh, in pubblico. è in pubblico un certo scandalo e di conseguenza viene veramente limitata con il beneficio di chi sceglie e di chi potrà scegliere questa eh, possibilità. Il secondo che abbiamo. Esatto, anche qua nuovamente altissima qualità, eh, ci godiamo e adesso... Eh, giustamente Alberto l'andrà ad inquadrare, un bellissimo piperro da 50 centesimi. Anche qui Franco Bollo di Top, eh, diciamo top level o comunque di altissimo riferimento, sono questi due tra i francobolli che difficilmente eh, si riescono a reperire e che sempre mancano nelle collezioni dei pubblicitari. Ed ecco qui il riferimento agli amici che ci stanno seguendo a casa: di non perdere assolutamente l'occasione perché non lo ritrovate più questo francobollo e tanto più lo ritrovate con questa straordinaria qualità che lo eleva veramente a gemma del Regno d'Italia. Sì, le famiglie, di, famiglie storiche, in caso di dirlo, romane, anche in questo caso Roma infatti, dedicate ai tessuti, è un'origine anche proprio importante dal punto di vista anche diciamo, commerciale. Eh, di nome e di esperienza vanno ricordati, vanno ricordate in, insieme a questa splendida possibilità, di cui abbiamo una qualità attenzione del 50%, sempre non linguellata: la richiesta è 6.250 euro. Questo è il top, eh? possiamo veramente dire che è più perno. E, e, uh, uh, sono tra e, i due sì. eh, francobolli più rari in assoluto della collezione, dell'intera collezione e soprattutto sono eh, nel, diciamo, reperibili sul mercato sempre e solo tra il 20 e il 30%. Noi questa sera, proprio nell'ottica, ed ecco qui la giustificazione di quell'indicazione in alto, cioè top lot, vi vogliamo formulare, vogliamo insomma. Formularvi delle proposte che facciano riferimento non soltanto ai francobolli veramente rari, ma ai francobolli che diventano rari alla seconda, al quadrato, al cubo, certo. grazie alla loro straordinaria qualità. Perché io ripeto, sfido chiunque a portarmi un pubblicitario, eh, un 50 centesimi piperno, un 50 centesimi icone, soprattutto di pari qualità, Trovarli. con quella centratura lì. Sono Franco Boelli da Museo Filatelico Nazionale Eh signori? Sì. Mi raccomando perché cioè, non sono banalità eh? Non sono quegli aspetti che dovete ritenere come secondari Questi sono gli aspetti centrali che poi definiscono la qualità E il valore della vostra collezione Eccoli qua Vedete l'indicazione sempre sul certificato di qualità Bolaffi, viene indicato anche eh, la, parte, il, la parte alta diciamo, del francobollo con i due diversi colori, eh, poi tra parentesi Piperno, qualità espresso 50%, la fotografia che viene eh, in un certo senso punzionata per ricordare che non è il francobollo ma è soltanto una riproduzione. Eh, però la fotografia fedele di questo francobollo che abbiamo, che stiamo insieme vedendo, che stiamo ora eh, valutando. Mi raccomando, signori, non, cioè, io li vorrei cercare d'altra parte, se capita dove. Ma esatto, l'importanza, eh, vediamo questo che è fan, favoloso. Guardate il Cohen, dove viene segnalata l'autorevolissima presenza della firma del dottor Giulio Bolaffi a garanzie di autenticità. Come citava un vecchio slogan, basta la parola e qui diremo basta il nome signori, basta il nome. Poi fate le vostre scelte, padroni eh, liberamente di, di, di cercare in giro e poi scoprire come molte volte accade, che ci portate, io ho fatto un acquisto, vorrei sapere una valutazione di cosa si tratta. E purtroppo scoprire che, eh, che sì, non sì. è esattamente quello che si immaginava. Le, le, sicuramente, qualche, qualche perché è un franco, sono due francobolli reali, qualcuno eh, qualche di questi valori esiste nelle collezioni, vi assicuro che di questa qualità, eh, forse sì. anche i Grandi Reali d'Inghilterra sì, eh, possono infatti. Eh, così in qualche modo anche vantarsi di possedere un francobollo di così alta qualità, sono oggetti museali. E vanno veramente magnificati come stiamo cercando di sì, fare sì, perché sì, sì. meritano la vostra attenzione perlomeno. Valutate ovviamente un esemplare per tipo. Eh, se eh, poi ci richiedete, magari tra 3-4 mesi di trovarvi un fragolo pubblicitario di questa qualità, sappiate che è un'operazione impossibile. Infatti, questi arrivano infatti. soltanto se qualche collezionista in precedenza è riuscito ad accapararsi una così alta qualità. Sì. Diciamo che non solo... prendiamo quasi liste d'attesa quando c'è il francobollo. E attenzione, domani eh, non è che eh, poi il francobollo rimane lì parcheggiato fino alla prossima settimana. Eh, il mondo si muove, quindi mi raccomando e mio scrupolo, l'ho detto a Massimiliano: mi impegnerò il possibile per far recepire che la diretta della nostra trasmissione è fondamentale per poter fare le giuste acquisizioni. Anche se qualcuno è timido, anche se dice ma sai, mi fa un po' strano chiamare, sono un po' tradizionalista, non preoccupatevi, anche noi lo siamo, però scegliamo i veicoli più comodi, la forma di. Eh, di, 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 di proposta più, più utile e più rapida per potervi servire al meglio. Andiamo avanti. Colonie sì, yes. Parlavamo di Colonie, io nel frattempo ah, Scusami so farmi... Max, scusami, mi ero dimenticato Valentina, prima rivediamo solo un attimo eh, le due serie precedenti perché c'era stata una chiamata ah, okay. che non sì. abbiamo potuto e per il signor Scusami, il signor Guido, e quindi andiamo un attimo a vedere, per il signor Guido, senza impegno ovviamente c'era da rivedere le due. Ah, perfetto, le abbiamo già disponibili in memoria, quindi va benissimo. Le teniamo un attimo, ricordando che 2500 il Guido, euro. Okay, Guido, ok, perfetto, sì, perfetto. Tutte, tutte e per... due come richiesta, quindi le vede, sono al momento disponibili, lasciamo poi al centralino, ne parlerà poi con il nostro centralino. L'importante era poterle rivedere entrambe, 2500 tutte e due. Colonie. Sì, pacchi postali e valevoli per l'estate. Esatto. Grazie, intanto, al signor Guido, eh, che ha chiesto e ci per fa sentire. Per le richieste, nessun problema, mostrare nuovamente. Allora, colonie, eh, colonie, vabbè, il prologo, il cappello introduttivo l'abbiamo già fatto, ma in parte lo conoscete già. Sapete che è una collezione di riferimento assoluto in questo momento. E abbiamo un ciclo, un ciclo, i cicli coloniali sono tutte le missioni per le diverse colonie caratterizzate da un tema comune, ovviamente. In questo caso, abbiamo il piacere di parlare dell'anno santo. E quindi, troviamo per tutte le colonie adesso pian piano lo sfoglierò perché le abbiamo collocate negli appositi. Fogli differenziati proprio per, per singola colonia ed ecco qua che partiamo con l'emissione dedicata alla Cirenaica. Come vediamo nella sovrastampa, bellissimo la serie del 1925-26, dentellatura 14, filigrana. Eh, corona dedicata per questo, insomma tra l'altro a un tema molto sentito che è appunto l'anno santo, no? quindi un tema diciamo che unisce se vogliamo anche un po' l'aspetto mistico religioso. No? Certo. Ci troviamo appunto nel 1925 quando occorreva l'anno santo ed ecco che anche per i francobolli delle terre così lontane, cioè quelle coloniali, si decide di eh, destinare una bellissima serie. E questa serie tra l'altro che trovo di eh, una bellezza anche qui, nonostante i colori semplici, nonostante le tonalità non troppo sgargianti, ci regala delle immagini comunque molto forti e di questo ovviamente vogliamo parlare. La sovrastampa, lo vedete, a seconda della tonalità del fondo della vignetta, cambia da nera a rossa e qui proprio per evitare che in qualche modo rimanesse affogata nell'immagine stessa, eh. qui insomma San Pietro direi che non ha bisogno neanche di presentazione, guardate che bella questa, sembra una cartolina d'epoca. Assolutamente, eh. questo è Carminio e Seppia e abbiamo visto le chiese romane, quindi abbiamo una bellissima varietà ed è anche un panorama di quello che è nel, nel momento del legato così fortemente al all'anno santo eh, si va a, proprio a definire, quindi eh, la, San Paolo, San Pietro, l'apertura della porta santa, la chiusura della porta santa, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano, quindi chiese romane proprio dedicate a questi soggetti. 24 dicembre 1924 e poi 31 dicembre 1926, ecco perché indichiamo eh, proprio questo anno specifico eh, nel periodo di validità. Beh, è una data significativa sì. quella dell'emissione perché appunto fu emesso nel Natale del 1924. Eh infatti, Quindi Franco Bolli direi molto a tema visto che il Natale è appena passato e ancora lo, lo portiamo con noi nel cuore. Emissione dell'Eritrea ce la stiamo gustando con un valore che tra l'altro ci regala anche un eh, bordo di foglio questo è sempre un eh, piacere sì, no? sì. una chiamata sola eh Max una chiamata soltanto sì sì, sì assolutamente scorriamo pure perché sono la ho... stampa eritrea per la colonia ovviamente italiana come è stata la Cirenaica la precedente adesso poi ci sposteremo sicuramente sulla Tripolitania e sulla eh, Somalia Sì, ecco, i sì, valori sì. sono 6, la emissione lo ricordiamo ebbe anche seguito in Italia perché ci fu anche l'emissione italiana e poi ci fu la realizzazione con le sovrastampe del cosiddetto ciclo qui la dentellatura diventa 12 per quanto riguarda la serie dedicata all'Eritrea bellissimo, tra vedete quel bordo di foglio l'abbiamo dovuto girare per poterlo valorizzare al meglio Bene, signori, attenzione eh, vado subito a sì, sì, adesso guarda, vado avanti, ecco, perfetto, torniamo pure così io posso andare a sfogliare li devo far vedere tutti, eh, li devo far vedere tutti e quindi meritevoli proprio di essere anche un po', come dire, eh, ammirati nella loro bellezza, no, devo dire, bellissimi, bellissimi, certo, ottimo, certo, ottimo, ottimo. Allora andiamo a vedere adesso invece nella parte alta l'emissione eh, del, eh, della Somalia italiana con le indicazioni, qua scopriremo, di un valore facciale un po' curioso, eh che eh, mi fa, insomma, anche qui, bello da vedere, interessante da vedere. La qualità è del 70%. Sì, 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 mm -hmm. assolutamente. E attenzione alla proposta, mi raccomando, attenzione alla proposta. Imperdibile, imperdibile. imperdibile. Per tutti, eh, Franco vuole: va, Alessandro, intanto... 182 voglio... euro. Cioè, vedete, il discorso di prima, si può avere delle cose curiose, particolari, interessanti, senza arrivare a certe cifre. Beh, qui ne abbiamo un esempio, 182 euro... Tutti eh, i 24 valori. Guardate che forte. Che bello! Che adesso, non so se a casa è riuscito a cogliere anche questa la difficoltà che incontrarono durante l'applicazione della sovrastampa rossa, che doveva coprire tutte le indicazioni, perché modificando la lira. Del, diciamo italiana, in quella che era la, lila, la lira locale, il, diciamo il sottomultiplo chiamato Besa, bisognava andare a, a coprire tutti i riferimenti. Quindi, qui in basso, non so se si vede, poi io qua in diretta lo vedo meglio, poi a casa lo potrete anche ammirare. C'è scritto 15 Besa che va a sostituire il 50 nell'angolino in basso. E poi a sinistra che avevamo l'indicazione di una lira, che abbiamo le due barrette che vanno, vedete, a eh, così qua. Adesso indico con la penna così. A cancellare l'indicazione della lira e qua uno che invece è 50 vedete e quindi insomma molto interessante proprio molto interessante e, e idem per i valori invece con lo sfondo più marroncino e verde che invece eh, ci mm, così, regalano eccolo qua eh, l'indicazione eh, di una sovrastampa di colore Infatti. nero più nitida più nitida sì. forse sì, 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 sì. Andiamo avanti, ultimo ma non ultimo, eh, torniamo pure indietro Alberto così posso finalmente svoltare, Beh, che, insomma i calcoli sono presto fatti, eh. Eh certo. sono 6 x 4, 24, 24, no? 24 a 70%, 182 euro, chiaramente indicato anche nella nostra fascettina grigia di informazione e qui abbiamo la Tripolitania. Sì, guardiamo anche qui che bella, che pulita questa sovrastampa circolare che viene apposta. Tra l'altro, motivo per cui vi consigliamo anche l'acquisto, perché effettivamente a 182, nonostante la qualità sia decisamente elevata di questi francobolli, è un bellissimo. A fare, se vogliamo, ancora in qualche modo natalizio, E eh no? certo, e eh certo. Poi legato veramente a quell'esperienza dell'anno Santo che si è appena concluso, quindi ci possono essere anche dei riferimenti al di là del collezionismo. Fermo restando che nel mondo delle colonie, questa è una collezione che non dovrebbe mancare. Disponibilità, sì. Alessandro, diciamolo: solo beh, una solo, solo uno. una, solo una a questo prezzo, assolutamente una per tutti e 24 i valori. Quindi i 182 euro sono eh, proprio così posizionati sui 24 valori che abbiamo indicato. Bene, eh, non eh, mi dilungherei su questo, ma non perché non meritevole, quanto perché mh, credo che sia eh, immediato quasi possibile la conferma eh, e a proposito di colonie però andiamo un pochino Sì, nel frattempo rimandiamo sì, magari sì, le immagini... Sì, le rivediamo sì. tutte. Enrico, le chiese se riesci romane, magari dalla regia a rimandare un le attimo... Le chiese romane... Esatto, le prime, un sì. po' rapidamente tutte le missioni che abbiamo visto dell'offerta... Eh. A soli 182 euro dell'intero ciclo anno santo delle colonie italiane. Così nel frattempo ci prepariamo poi con un'altra missione di coloniale certo. perché non vorrei perdere. Eh, ecco. quella, quella comincia a essere anche quella una collezione da prendere il prima possibile. È indubbiamente il prima possibile. E qua insomma. ci facciamo un bel collage eh, Alessandro. Quando, a me piace quando teniamo in mano tutti quanti fogli. Eh, possiamo tenere anche noi. Tutti e quattro. E dopo, 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 sì, adesso a questo punto sì perché facciamo eh, l'intero eh, ciclo. Sì, eh, Sull'onda della parola ciclo. ciclo, che vuol dire tanti francobolli, vuol dire anche la difficoltà che c'è nel reperire così un alto numero di valori, quindi insomma, eh, signori, cerchiamo anche sempre di contestualizzare, ci spostiamo su un altro ciclo mh, straordinario. Grandi, grandi richieste, adesso terminiamo pure. E poi passiamo qui subito in diretta. Eh, grandi richieste furono fatte circa due mesi e mezzo fa. Eravamo appena tornati alle vacanze, quindi quasi tre. Sì. Quando portammo in TV eh, eh, i francobolli che adesso vi eh, rimostriamo a distanza di tre mesi, ehm, eh, ci fu una eh, richiesta, una lista d'attesa piuttosto lunga. Non siamo riusciti da allora a trovarne più. Appena abbiamo visto stamattina che l'ufficio gestione, che salutiamo con grande calore, che si occupa quello di preparare tutti i francobolli che vengono acquisiti, eh, eh, ci ha messo a disposizione nuovamente questa straordinaria serie, e non volevamo perdere l'occasione di riparlarne con voi. Quindi, chi ha magari perso l'occasione in settembre, speriamo sia lì perché adesso ne avrete più. Un'altra opportunità, una, una, una soltanto. Una. A proposito di ciclo, uno dei cicli più affascinanti delle colonie è quello legato all'incredibile esperienza o avventura aviatoria del volo diretto da Roma a Mogadiscio. Celebrato eh, da francobolli italiani, celebrato da un servizio di Stato, quindi da un francobollo particolare che abbiamo, adesso ve lo mostreremo, e celebrato anche nelle colonie da un'emissione, pensate, di 40 valori. Ognuna delle colonie, data l'importanza del volo, diede, eh, diciamo, fu fornita di ben dieci valori per celebrare il volo diretto da Roma a Mogadiscio tenutosi nel 1934, per celebrare il 34esimo anno. Il genetriaco si dice, eh, mi, mi correggono dal centrino se sbaglio: di Vittorio Emanuele III ed eccolo qui l'emissione in tutta la sua bellezza perché questa è una serie considerata tra le più belle delle colonie del, dedicata alla Somalia questa che Alessandro vi sta mostrando eccolo. con una bella moneta come sì, Alessandro la moneta Ma con Vittorio Terzo? Mai eh, beh, fu il grande re numismatico Bravo, e allora, eh, anche nei suoi francobolli volle comunque la presenza del riconoscimento della sua passione Ah, ok ok eh, Alberto tutto bene? qua vedi anche Alberto eh, perfetto sì sì, sì. Benissimo, benissimo riusciamo anche a mostrarli riusciamo anche ad apprezzarli perfetto guarda che bravo bravo alberto che ci dai questa carrellata guardate le sfumature i colori Fare dieci valori, bisognava anche, di, bisognava anche, tra virgolette, applicare dieci colori diversi. E non era facile in un'epoca in cui comunque bisognava avere un'eleganza, bisognava tenere dei colori comunque tenui. Invece, in questa serie, devo dire, in qualche modo, si va un po' in controtendenza e ci offrono delle nuance completamente nuove. Infatti, assolutamente. Allora, attenzione, abbiamo. Il numero di valori che stiamo vedendo nell'insieme della proposta eh, è infatti, 40. infatti sono 40 signori, Sì, perché Cristina, abbiamo appena visto il sommaria. numero 25, sono 40 i valori. Sì, eh, quindi mi raccomando eh, al 60%, ma il prezzo massimiliano eh, il prezzo lo so, è un prezzo bomba anche perché la qualità e del 60%, oh, scusate, allora adesso vi facciamo sì. vedere, e adesso Alberto ce la mostrerà, ce l'ho qui in mano io, tutta l'emissione, sempre della Roma Mogadiscio, dedicata alla Tripolitania. Scusate se si muovono un po' i francobolli, noi cerchiamo di fare meglio, ma perché poi dopo vi vorremmo far vedere l'intera carrellata. Eh sì, di eh Sì, valori. assolutamente. Ecco qui cambia completamente il tema, abbiamo un Vittorio Emanuele III in divisa, sullo sfondo degli aerei che ci ricordano che, che, no, che all'epoca si andava a celebrare un volo diretto, no? l'Aquila, l'Aquila il simbolo dell'impero, perché l'Italia ormai si definiva impero, eh, facente in qualche modo anche un riferimento, se vogliamo all'acquida bicipite dell'impero astrungarico certo. no? una nostra sì, sì, sì. No, un nostro, come dire, un po', una nostra interpretazione ecco. e poi vedete queste, questi pinnacoli di queste città raveggianti ovviamente perché eh, Tripoli che era la, la città di riferimento in questo caso che faceva capo all'area detta appunto Tripolitania eh, ci regala un'altra straordinaria eh, emissione se vogliamo che è quella appunto della Tripoli del volo Roma-Mugadiscio altri 10 valori Cic e quindi siamo arrivati già a 10 più 10 20 valori eh? al momento perfetto Aless sì. eh, Alberto gentilmente se ti sposti alla mia sinistra le ho messi qua troviamo le missioni dell'Eritrea altrettanto bella ma altrettanto diversa perché poi a questo punto ci spostiamo ulteriormente, poi dopo li facciamo vedere tutti insieme. Questiamo guarda. Sì. Non li teniamo in mano. Però io preferisco adesso concentrarmi un sì, sì, secondo sulle singole serie, eh, e poi, sì, poi sì. dopo li facciamo vedere tutti sì, insieme. Ecco. È veramente sì. un colpo d'occhio straordinario. Infatti. Eccola qua l'emissione. missione. Qui lì l'idea del, del bozzettista, ma. Eh, ricordiamo sempre che Vittorio III, da grande appassionato, seguiva anche personalmente la, la realizzazione dei bozzetti, sia per le monete che per i francobolli. Ed ecco qua, invece, per quanto riguarda l'Eritrea, abbiamo il re in divisa militare. Qui abbiamo il re addirittura con l'elmetto, bellissimo. Eh, abbiamo mm. ovviamente eh, una divisa, abbiamo un messaggio chiaro e poi sullo sfondo un paesaggio direi desertico tipicamente insomma, riferito a quelli che erano gli ambienti in certo, l'habitat no? proprio della, della regione, dei luoghi no? quindi si respi respira quest'aria arida questa, esatto. di serie di rigorosamente <ride> di posta aerea <coughs> l'ho detto prima, lo volevo eh, sottolineare eh, il riferimento all'aquila c'è sempre, lo vediamo in alto a destra, e poi eh, insomma questo ologramma quasi sembra di un aereo, perché giustamente anche qua eh, ribadisco, la serie faceva capo a un momento in cui eh, insomma, i festeggiamenti o il significato sicuramente era molto importante e quindi andava ben celebrato. Ultima serie, ma non ultima, eh, Alberto. Vai a spostati ancora leggermente a destra e troviamo l'intera emissione, emissione della Cirenaica. Completiamo il cosiddetto ciclo. Completiamo i cosiddetti 40 francobolli selezionati per voi. Eh, serie, tra l'altro, che trovate ben indicata qui all'interno eh, del nostro catalogo. Io, nel frattempo, certo. vado a cercare. Catalogo apposta dedicato alle colonie. Sì. Ecco, qui invece cosa abbiamo? Abbiamo un pochino più il concetto di eh, eleganza, se vogliamo, o eh, di... direi eh, che appare quasi in una divisa un po' particolare, effettivamente, no? Sembra quasi una divisa marinaresca. Sì, sì, un alto di forme, ma elegantissima, coloniale, eh, come stiamo... Con gli ehm, alamari, probabilmente, ecco, ehm, sì, anche sì. se lo zoom non ci permette di vedere come erano i bottoni ecco che non a caso anche qui abbiamo sullo sfondo, sullo sfondo scusatemi le palme quegli elementi tipici della vegetazione eh, diciamo dei territori delle nostre colonie e poi qualche duna ecco sullo sfondo bellissima È di un'eleganza questa serie che veramente eh, capisco perché tanti sono i collezionisti che eh, giustamente di volgo attenzione. Centralini stanno già suonando. Sì, intanto ricordiamo la qualità che è un 60%, non linguellata anche in questo caso, 1934. La proposta è di 2.040 euro per tutti e 40 i valori, per tutte e quattro le serie eh, di 10, Etrea, Cirenaica, Tripolitania e eh, Somalia a 2040 euro. Potrà sembrare curioso quei 40 euro, in realtà eh, il computo, il calcolo esatto, la massima attenzione, il prezzo giusto e corretto è quello che fa la differenza rispetto a sconti paventati non reali, rispetto a tante diverse eh, realtà che non hanno nulla di, di tangibile, cosa che invece Bolaffi vuole fare. Quindi 2040 euro è proprio un calcolo, un computo matematico perfetto di tutti i valori tutti che i valori. Vi proponiamo l'intero ciclo Roma-Mogadiscio composto di 40 valori, 10 valori per singola colonia, di qualità non linguellato al 60% a 2040 euro. Queste serie non si trovano. La tiratura con cui fu realizzato è di soli 10.000 esemplari nel 1934. Sì. Buona parte sono andati su busta, buona parte sono andati persi perché veramente parliamo di territori che poi l'Italia abbandonò a cavallo della seconda guerra mondiale. Ed ecco che trovare oggi questa serie in questa qualità rappresenta una occasione imperdibile. Valutate, pensateci, sappiate che ne abbiamo soltanto uno Max, nello stesso anno... Abbiamo quella famosa eh, ah tra l'altro sì non l'abbiamo ancora detto c'è certificato vedere. che ovviamente si prova. No, no, ma Alberto non ti preoccupare, basta anche quella puntata, l'abbiamo è solo per dirvi che è rigorosamente certificata, perché così deve essere una serie di questo gran, alto prestigio, di questo grande prestigio. E invece, a proposito di eleganza. A proposito di Roma Mogadiscio soprattutto. A proposito di Roma Mogadiscio soprattutto. A proposito di divise, di alta uniforme. A proposito di rarità. A proposito, aspetta un attimo che andiamo proprio con pinzette filateliche fai rivedere un attimo la serie perché voglio presentarlo al meglio eh, in modo che sia proprio centrato il francobollo è centrato che sia proprio centrato il nostro eh, espositore perfettamente centrato eh, sì, sì, perché eh, onore va, va portato onore a questo francobollo quello che si definisce Coroncina, grazie. Eccezionale, tra l'altro con un bordo di foglio Ecco, allora insomma. vai, eh, Se non ricordo male, era un bordo di foglio Sì, ci sono persone che l'attendono, non abbiamo dato prelazione a nessuno. Poi, siano all'ascolto o meno questa sera, auspichiamo, ma premiamo chi ha l'ascolto. Attenzione, centriamolo: è un unico valore, un solo francobollo. Eh, a proposito del valore, Roma Mogadiscio, guardate che eleganza impeccabile. <coughs> Scusate. <coughs> non stiamo parlando solo del re ma parliamo proprio dell'insieme delle note, mi sto emozionando delle note di quelli grigio eh, eh, bellissimo non per tutti soltanto per chi sa scegliere servizio di stato della Roma Mogadiscio l'abbiamo detto all'inizio eh, la Roma Mogadiscio fu un volo molto importante aveva un significato bisognava fare bella figura bisognava celebrare anche il re stesso e quindi viene addirittura eh, realizzato una, una tiratura di francobolli in Italia dedicata al cosiddetto servizio di Stato, cioè le più alte cariche, compreso il re stesso, scrivevano affrancando quelle importanti missive trasportate durante il volo Roma-Mogadiscio con uno specifico francobollo, un francobollo regale. Eh sì. E allora, sapendo che ovviamente poche sarebbero state le lettere, da spedire di, eh, da membri di così alto rango, la tiratura di questo francobollo appartenente appunto al servizio di Stato di, fu di soli 5.000 pezzi. Ecco, signori, questo francobollo che era già raro nel 1934. Per identificare questo francobollo si scelse il colore particolarmente elegante che Alessandro vi ha ben descritto e fu applicato con un derivato dell'oro una sovrastampa particolarissima in porporina cososcritto servizio di Stato e poi quella straordinaria rappresentazione della corona, che nella sua forma minuta dà il nome al cosiddetto al francobollo, appunto Coroncina. Qui si viaggia sull'aereo regale, signori. Facciamo vedere dal nostro forum eh, intanto una serie che però è mancante. Questa è la posta aerea a Roma-Bugadiscio, benissimo. E mancante, vedete dell'indicazione, possiamo anche prendere eh, il colore affine, servizio di Stato. Perché? Perché questa non ha la corona a cui ha fatto riferimento Massimiliano, dobbiamo girare pagina, vedere interamente dedicato a questo francobollo, potremmo definirlo uno speciale, vedete il colore Ardesia: uno speciale di pagine dove anche si va a parlare di affrancatura. Insomma, questo. Eh, e potremmo definirlo un eh, qualcosa veramente di superiore a tanti, tanti altri, con lo studio addirittura sui saggi eh, di questo francobollo. Ecco, quella coroncina, quell'indicazione dei servizi di Stato aggiunge eleganza, eleganza e importanza, importanza. Siamo a 2100. Sì, 2100 euro la richiesta. Io sono convinto, sono straconvinto. Non è il primo giorno che faccio né televisione né eh, che, che mi occupo di certe cose, eh, nel primo mese, nel primo anno. Sono straconvinto che all'ascolto in questo momento c'è una persona, forse di più, magari tra quelle che hanno manifestato intenzione e interesse quando non era disponibile a poter sceglierlo. La prima cosa è chiedere di vederlo, sentirete poi, avendo questo francobollo davanti agli occhi, che non è semplicemente un pezzo mancante, è vero? Esistono i mancolisti, è vero, esistono, però qui c'è un qualcosa di più. Sta a voi, a mio avviso, saperlo cogliere. Ne sono convinto, ne siamo convinti che ci sia l'ascolto persona indipendentemente dal prezzo, dalla cifra. Non è quello il concetto, è proprio il concetto di intervenire, di riuscire a centrare quella differenza, quella coroncina d'oro, quel servizio di Stato, quell'impegno ardese che abbiamo visto insieme al ritratto ma anche al momento storico ma anche a ciò che questo francobollo indica e significa non solo in italia ma anche nel mondo 2.100 euro potremmo dire pagatelo un po per volta lo sapete se siete nuovi all'ascolto benvenuti lo intuirete senza bisogno di dichiarare tutto così pedissequamente abbiamo possibilità assolute di agevolare la vostra comodità però dire io ci sono, eh, io sono presente, io lo scelgo, non deve mancare. Questo è un francobollo che non dovrebbe, non deve mancare. Vediamolo ancora una volta. Tra l'altro aggiungo anche eh, la presenza del bordo di foglio che lo rende comunque più particolare, che lo rende comunque in automatico più raro, perché il bordo di foglio è appunto quell'estremità che ci... Identifica la posizione di questo francobollo. Il bordo di foglio sinistro vuol dire che all'interno dei fogli, dei pochi fogli in cui furono realizzati, ripeto, eh, 100 fogli da 50, è molto semplice il calcolo. Eh, abbiamo la presenza di questo bordo che, appunto, identifica anche eh, quel, eh, quel, mh, quella particolarità estetica, ma anche quella protezione del lato della dentellatura perché è un un bordo di foglio garantirà la perfetta conservazione della dell'antenatura per sempre, no? Quindi elementi che aggiungono valore. Non vengono calcolati nella richiesta, perché 2.100 euro fa riferimento ovviamente al catalogo, ma eh, sicuramente non linguellato al 60%, è un francobollo che ha tutti i crismi per entrare in una collezione e, fa e, e essere protagonista, come è giusto che sia quando una coroncina è presente in una collezione. Assolutamente, ed è... Eh... Guarda, non avrebbe bisogno di commenti, certe, anzi certe volte forse, anche se fa parte del nostro lavoro, della nostra passione della divulgazione, bisognerebbe presentarlo, diciamo anche freddamente, difficile presentarlo freddamente, e chi è pronto... Saprà coglierlo al volo, poi è ovvio che anche nella nostra divulgazione dobbiamo comunque interagire con i e, e tra l'altro, Cristina, che ovviamente si sbraccia perché giustamente ci richiama l'attenzione: una sì, chiamata, grazie. Sì. Una chiamata, sì, e tra l'altro il desiderio. Sì, c'è di nuovo una richiesta sulla prima serie che abbiamo proposto, guardiamola di nuovo. Ma siete tutti a girare attorno a questa serie. Eh, il decidere di vederla, signori. Rivediamola, prima e la seconda serie, vediamola ancora una volta. Quindi... Eccola qua, eccola sì. qua, grazie ah, alla regia bene. che ce la mostra. Ricordo: serie dei pacchi postali, serie completa, nuova, non linguellata. Sottolineo. 30% di qualità, 2100 euro la richiesta e Poi a seguire la serie dei valevoli delle stampe per le stampe che nasce proprio dalle giocenze di magazzino dei, della serie dei pacchi postali che stiamo vedendo. 400 euro quando adesso la inquadreremo, ovviamente. La seconda serie diciamo Eccolo in ordine qua, quasi non... qua, perfetto. 400 euro sulla seconda serie. Oh, ma, ma siete? Ehm, su queste, non serve la parolina magica, signori, non serve, non c'è bisogno, non è necessario. Vi invito veramente a poter, eh, vi invitiamo a poterla eleggere eh, senza aspettare quella necessità di convincimento. Che non dico è superflua, ma tanto sarete poi voi davanti ai vostri francobolli. Quindi non saremo noi a sostenervi con delle parole, non è necessario, è l'importante poter vedere, recepire, entrare nella sensibilità di quello che. Eh, sono scelte molto adeguate, avete scelto questa sera e eh, anche oggi pomeriggio delle cose molto molto specifiche, ci fa immenso piacere, quindi aiutateci ad aiutarvi. Allora Alessandro io sì. vorrei ancora, visto che ci piace anche un po' cambiare, sì, sì, assolutamente. Eh, se vogliamo spaziare nel tempo dopo aver parlato di colonia, abbiamo parlato del regno all'inizio della puntata, eh, tra l'altro con le, le varie conferme che sono giunte, eh, vorrei prima di andare al centralino per il mio consueto sì, appuntamento certo. eh, parlare di una bellissima serie che abbiamo portato che ci riporta a quella che è la filatelia più antica, che è la filatelia la grande filatelia dei, di quello che è la fase iniziale in cui in Italia si eh, decide, si valuta, in un'Italia sicuramente tutta frammentata da tante piccole ma importanti realtà, cosiddetti antichi stati, si decide ovviamente di dotarsi dei francobolli. Non a caso il primo francobollo del mondo lo ricordiamo nel 1840, la serie che adesso andiamo ad ammirare insieme è del 1859, quindi sono passati 19 anni e il Regno delle Due Sicilie, che in realtà si componeva, era in realtà, eh, diciamo una realtà unica governata da una famiglia eh, nobile di cui abbiamo sentito parlare in tutta Europa, che sono i Borboni, certo. Ferdinando II di Borboni Però le amministrazioni dal punto di vista eh, anche postali erano divise, quindi diciamo i territori di Napoli, della Campania e della Calabria utilizzavano i francobolli del Regno di Napoli, mentre la Sicilia aveva una sua dotazione particolare. E abbiamo, e qui so che andiamo veramente a eh, rispondere a tante richieste, perché è una serie che piace, forse è considerata una delle serie più belle degli antichi stati, una serie eh, base dei cinque valori, addirittura cinque ne abbiamo sì. messi insieme e poi vedrete c'è anche una piccola sorpresa. Per, per chi vuole veramente puntare, come si dice, al completamento della serie stessa. Eccola qui, la serie dedicata, lo dicevo prima, a Ferdinando II, bella, eh, serie che ha... Veramente un, ricevuto un'infinità di premi, anche storicamente parlando, eh, e anche le collezioni relative alle affrancature eh, sono state pluridecorate in giro per il mondo perché effettivamente è una serie che desta sempre un fascino incredibile. Con i suoi colori pastello, con il nipote dello Juvarra dell'architetto, uno degli architetti più famosi eh, d'Italia che fu chiamato a collaborare alla realizzazione di questa serie, certo. eh, con la sua semplicità ma anche. Tutti gli aneddoti che l'accompagnano, quali... L'attenta pre... esclusione dei colori della bandiera italiana, diciamo quella che sarà, perché già era in in essere già dal secolo precedente, è stato celebrato da poco eh, un, i primi colori della bandiera d'Italia, ancora non era l'Italia unita ovviamente, Effigie eh, Ferdinando II, 5 valori, tracce di linguella, è impossibile praticamente non trovare tracce di linguella su Franco Bolli nel 1859, 60% di qualità, 2810 euro, è la proposta numero 1 tagliando proprio la testa al toro senza bisogno di tanti giri di parole proposta numero 1 2810 euro regno di sicilia Esatto, eh, notiamo che eh, la serie è stata quotata 60% perché? perché solitamente troviamo i margini, perché questi sono farcobolli ancora, non, li, non hanno ancora i dentelli, so, solitamente troviamo dei margini molto corti o quasi assenti e invece Alberto col suo bellissimo zoom ci fa vedere quanto sia elevata la qualità. Margini ampi su tutti i lati. Del francobollo. Spostiamoci pure Alberto perché non è soltanto questo mezzo grammo ocra a regalarci dei margini bellissimi, ma li vediamo anche sul eh, un grano. Ah, grano, grana, tolto. grana. Eh, grana? Signori, grana eh. perché? Perché la grana? No, è il discorso che la parola grana. Non si tanto parla questi, di centesimi, eh. non si parla di lire. No, perché l'Italia non c'è ancora, non è ancora una realtà unita e ogni singolo antico Stato alla sua monetazione, i baiocchi nello Stato pontificio, i centesimi per quanto riguarda il Regno di Sardegna e per quanto riguarda la realtà siciliana esistevano i cosiddetti grana e la parola sì. hai ah, la grana non, eh, non è casuale. Eh, da, tra l'altro la ricchezza degli stati, degli antichi stati italiani, soltanto la Germania si avvicinava nel, nel frastagliato mondo di stati chiamiamo minori, ma questo è una ricchezza, perché mentre altre nazioni, la stessa Francia, eh, l'Inghilterra, eh, come alcune sì, eh, va bene in realtà che conosciamo anche oggi, la Spagna, vivevano eh, di una realtà statale unica, la ricchezza degli stati italiani ha veramente contribuito ad avere un panorama filatelico. E non solo, anche monetario di conseguenza, assolutamente apprezzabile. Grandiosi. Assoluto. Ma guardate Guarda che, che tonalità e che, che intensità, questo oltremare, sì. eh. quasi Sembra un blu petrolio, un tuffo, no, sì, tuffo sì, abbiamo... nel sì, profondo sì, mare sì, di Sicilia sì, dove sì, si pescano sì, questi straordinari sì, sì. tonni eh, <ride> che fanno gola a mezzo mondo. Un saluto agli amici della Sicilia, come ci vedono la Sicilia, Cristina? Benissimo, bene bene, anche se c'è qualche cosa dice mai ditecelo, vi prego, abbiamo bisogno delle vostre valutazioni. Sì, sì, segnalate sì, le anomalie sì, 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 eventualmente certo. del segnale perché sono Noi siamo qua per migliorare. Noi abbiamo i tecnici per poter migliorare, è esatto andrà direttamente in Sicilia ad alzare la parabola o sistemare meglio l'antenna. E in quella bella terra ci andrebbe volentieri, eh, caro Alberto, ma non sei l'unico, esatto. Sei allora, guardiamoci anche, godiamoci, questo bellissimo eh, confronto. Guarda, un... ecco, finalmente, scusami, anche il ritratto, eh, c'è una fedeltà ovviamente, nella ritrattistica di Franco Polo, non è che un effigio così... Tra l'altro in quegli anni così lontani, così antichi, voi dovete sapere che tanti dei sudditi dei vari regni scoprivano il volto del re solo ed esclusivamente grazie al francobollo, che era una forma di pubblicità. Lo dico perché ovviamente spostarsi nelle capitali non era sempre fattibile per chi abitava nelle campagne, quindi Palermo, Catania, queste grandi realtà probabilmente ogni tanto ospitavano la figura di Ferdinando certo. II che risiedeva però, lo ricordiamo principalmente, a Napoli. Ma chi abitava invece fuori da questi centri non aveva magari la possibilità di raggiungere eh, e quindi di vedere dal vivo il re, mentre invece la posta con la sua diffusione capillare portava l'immagine del re o dell'imperatore o chi che sia al cospetto di tutti i propri sudditi barra cittadini. E allora, in questo caso, eh, dato che Ferdinando II era un personaggio abbastanza particolare, si fa ritrarre, innanzitutto con una sorta di busto imperiale, che gli conferisce anche una certa eleganza, devo dire, l'immagine a me piace moltissimo sì. personalmente. Sì, sì, sì. In più, però, fa studiare e realizzare un particolare annullo e eh, timbro fatto a ferro di cavallo, in modo da non andare a deturpare il suo volto. Piccole fisiche, se vogliamo, piccole no? eh, eh, aneddoti che rendono questa serie ancora più affascinante. Cinque valori, se non lo ricordo: 2810 euro. I 2810 euro sono il frutto di un calcolo matematico legato alla qualità, perché voi sapete che da Volafi comprate la qualità, sì. non andate a comprare un oggetto con un prezzo forfettario sì. ma si fa riferimento a un catalogo sì. che viene aggiornato quotidianamente scusate, quotidianamente, annualmente circa in base, insomma, con quando il mercato lo, lo richiede, ma solitamente l'aggiornamento è annuale, ed ecco che è tutto questo, eh, come dire, è quell'ulteriore motivazione che vi deve far riflettere rispetto alla, alla straordinaria proposta. E termino, prima di andare al centralino, però vogliamo fare le cose in grande ma eh, al allora, fate così allora. Momento dedicato a un francobollo, come abbiamo visto in precedenza, che eh, abbiamo accostato e stiamo accostando alla serie precedente. Perché questo è separato, caro Massimiliano, dalla serie precedente? Bene, perché nella serie di Sicilia, che si compone nel suo eh, diciamo, eh, totale di circa, eh, dunque sono sette i valori, eh, eh, tranne una varietà rarissima assoluta che è il mezzograna azzurro ma è introvabile che viene citato nei cataloghi giusto per novizia di cronaca come si dice ma eh, quello che ci fa piacere mostrarvi è che abbiamo anche uno dei due alti valori della serie che solitamente vengono venduti a parte proprio per il loro altissimo grado di rarità che sono non a caso eh, il 50 gradi. Il 50 gradi è il valore facciale più alto della serie, è presente quindi lo potete abbinare alla serie andando a quel punto quasi a completare il percorso. Eh, il 50 grana francobollo che ha fatto un po' la storia francobollo emblematico vi anticipo che si vocifera che sul prossimo catalogo d'Italia della Bolaffi eh, verrà proprio rappresentato ah, 50 ah, cioè l'immagine di copertina eh, si vocifera, eh, si e tra i candidati eh. e tra i candidati bravissimo bene allora vediamo un po' la, la, scusate, la cinquina degli Oscar definiamolo la cinquina eh, esatto, vediamo questo eh, catalogo volante del 2016, ma nel 2017 la cinquina degli Oscar sarà eh, tra eh, quei papabili per eh, la copertina. Quindi immaginate anche poi una, una certa risposta di prezzo, eh, di, certa, eh, sì, di certo riconoscimento, quando si dice un pezzo da copertina c'è un motivo, e anche della filatelia, è questo. Eh? Oggi ospita questo importante eh, toscano no? il, il, il francobollo eh, postale tremide, toscano tremide. esatto e avremo eh, probabilmente vedremo di cosa, cosa uscirà ma intanto potete scegliere questa proposta ehm, che adesso andiamo a vedere torniamo a vedere perfetto margini ampissimi qualità sicuramente eh, degna di nota che ci fa eh, ripeto solo eh, grande grande eh, piacere sì. perché allora, quando parliamo di qualità parliamo di esatto. qualità. Allora, attenzione. Vediamo lo stato di conservazione di questo non è chiaramente eh, dentellato, eh, il taglio è un taglio a mano, eh, vi sono delle parti che sembrano leggermente eppure un 60% i nostri esperti, gli esperti bolaffi lo qualificano come una qualità elevata Rispetto a quello che offre veramente il patrimonio, di che è l'origine stessa del Francobollo. Assolutamente, ecco questo, Guarda che bello, questo gioco ah, televisivo che ci regala Enrico facendo riferimento proprio a quello che vi dicevo prima, al particolare annullo che si fece costruire Ferdinando proprio per non dertupare il volto. Per andare bravi, in qualche modo bravi, a bravi. creare una. una, una eh, come si dice? una, una piccola. Una cornice, cornice. ecco, guarda, è un esempio, eh, una cornice che eh, va a a Lasciare inalterato il volto. Questo però non ha a nullo, non ha timbro, quindi siamo veramente nelle condizioni. Adesso vi regalo ancora un altro Dai. aneddoto. Signori, perché è sempre bello. Cristina poter... chiama a casa, ti prego. Chiama, chiama, prendi dalla dall la Z il nostro pubblico. Scusa Massimiliano, poi si un altro aneddoto. Questi vanno svegliati. Scusami, questi nel senso rispettoso lo dico per dire: un'occasione come questa a meno di mille. A meno di mille euro, sì, perché questo 50 grana di questa qualità lo offriamo a 945 Brava. euro con tracce di linguella come è normale che sia al 60%, 60%. un 60% che avete individuato soprattutto in questi margini molto ampi quindi una qualità veramente di una centratura anche elevatissima volevo raccontarvi sì. solo un aneddoto sul finire ormai eh, del diciamo del, del 1860 quando ormai ci fu lo sbarco dei 1000 e poi eh, in qualche modo il eh, così il rapporto, se vogliamo, anche con il popolo eh, del regno eh, delle due Sicilie si era un po' rotto da parte di Ferdinando II. Al, ci sono alcune bellissime buste affrancate con questi francobolli, però con l'annullo girato al contrario, quasi forse un simbolo di no? sfregio. Proprio. E quindi bella anche la storia che si ripropone attraverso questi piccoli elementi filatelici eh, che eh, tanti nostri amici studiosi di filatelia sanno vivere, sanno studiare, sanno apprezzare. Eh, 50 grana da aggiungere alla serie, ma anche acquistabile singolarmente nel caso in cui qualcuno di voi abbia o possieda già la straordinaria serie che aveva proposto, la richiesta è di 945 euro, tracce di linguella al 60%, Franco Bolo, lo ricordo, gli antichi stati, Regno di Sicilia, 1859, eh. Quindi se volete farvi un regalo provate a pensare di fare una bella accoppiata, prendere i, i 5 valori di base e aggiungerli il 50 grana. e quindi con 3755 euro. Oh, 3.755 eh? euro circa 755, avete tutti e eh, a questo punto avete le, i 6 valori eh, con questo 50 eh, grana lacca. La proposta numero due, eh, vedete, è comparso, eh, ah, scusami, teniamo pure l'uno perché stiamo vedendo in eh, una breve carellata dei precedenti, numero uno, ed Enrico sono sicuro aggiungerà, esatto, anche questa proposta, un computer umano, anche lui, tu sei Beautiful Mind, lui è un computer umano, che ci stiamo a fare te Cristina e io Alessandro qua? Andiamoci. Chi dove? Dove, mamma mia, una chiamata soltanto per la proposta numero 2346. Intanto il tempo vola e le chiamate che stanno giungendo. Eh, abbiamo dovuto un po' silenziare i telefoni perché sono erano un po' eh, perché magari mi disturbavano. Stanno chiedendo ad alta voce la presenza del nostro Massimiliano. Sì. Poi parleremo di Trieste. Poi parleremo, io vado a fare un po' con voi una carrellata. Andiamo un po' a cercare alcuni pezzi da presentarvi, da ripresentare, da valutare ancora assieme. Ci sono Quei, ad esempio, quei pubblicitari, diciamo la base che freamo di valori a 660 euro che non esiste perdere con tre chiamate. Adesso ne parliamo assieme. Allora, mi dai ancora, mi regala ancora un attimo la scelta del grana, no, non la mia, ma quella del grana, quindi eh, dell'ultimo che Francobollo che abbiamo visto. Direi di sì, così se per okay. perché? Perché l'angolo allora, del nostro esperto, l'angolo di Messimiliano che vi sta aspettando al centralino, mentre io sono a vostra disposizione per le ulteriori visioni di questo grande grande panorama che è il mondo della filatelia, eh, ma c'è un qualcosa che adesso vi presento, anziché andiamo subito a vedere in quanto si tratta eh, appunto dei pubblicitari. Torniamo un attimo a vederli, hanno rivestito un certo interesse, una certa attenzione e di conseguenza eh, andiamo un attimo a, a rileggere assieme, rileggere nel senso proprio di vederli nuovamente, anche perché, signori, molte volte l'indicazione eh, che ci porta alla possibilità di valutare insieme e considerare anche un dono importante eh, a mio avviso potrebbe veramente far breccia in ciò che stiamo adesso apprezzando e che torniamo a vedere, con alcune specifiche che magari non abbiamo avuto tempo di dare prima. Quindi quando vuoi, caro Alberto, quando vuoi, caro Enrico, le andiamo a centrare nuovamente eh, e vi faccio vedere anche qui è la traccia, ma potremo trovare, cercheremo indubbiamente, quel famoso bacio perugina che compromise probabilmente la visione che fece un po' trasalire mh, il re dicendo ma come la mia, è l'espresso, è attenzione, la mia effigie al di sopra eh, di questo poco, eh, questo poco, questo, anzi questo atteggiamento lascivo dei due innamorati abbracciati. Allora, rivediamoli insieme uno dopo l'altro, eh, si tratta di, eh, 660 euro per i nove valori non linguellati con i fogli inclusi, abbiamo già indicato tre disponibilità, tre possibilità. Cosa servivano in effetti questi francobolli pubblicitari? Servivano per procurare un incasso extra alle poste. E infatti attenzione, le aziende pagavano 5 lire ogni 1000 esemplari e bisognava fare un ordine minimo di 100.000 100 in cambio dell'aggiunta alla base di un francobollo, un'etichetta che pubblicizzava, come vedete, i propri prodotti. 12 furono le aziende, le ditte italiane, con la grande varietà che abbiamo già citato, i grammofoni, eh, che allora venivano chiamati grafofoni, medicinali, lampadini, tessuti. E attenzione, alcune di queste eh, ditte chiesero di poter essere abbinate a più di un francobollo, infatti, vediamo ad esempio nel caso specifico il Campari proprio inquadrato in questo momento. La serie consta di 19 esemplari, diversi valori facciali, tutti con l'effigie di Re Vittorio Emanuele III, il Floreale, Leoni o il Michetti a sinistra, quindi i ritratti dei grandi pittori. La norma che li istituì prevedeva che le appendici pubblicitarie fossero separate dai francovolli con perforazione, ma come vedete non fu rispettata eh, questa norma. E agli inizi erano programmati 20 centesimi, l'espresso da 60 centesimi, ma non vennero emessi, proprio perché un cambio di tariffa, almeno così sembra, ne rendeva difficile l'uso. Ma in realtà questa spiegazione era valida per il 20 centesimi, mentre nel caso dell'Espresso era intervenuto addirittura un veto del sovrano, infatti quello del Baci perugina, a cui abbiamo fatto riferimento. E in questo caso, proprio questo incidente di percorso sembra abbia accelerato la fine di questa serie. Il 7 luglio del 25 la concessione fu abrogata e tutti i francobolli pubblicitari andarono fuori corso il 27 agosto dello stesso anno. Quindi abbiamo veramente una, un, un periodo di tempo molto molto limitato eh, che ci può portare, che ci può indicare, che ci può eh, direzionare in tale ambito. Eh, andiamo, eh, ti prego ancora. Ecco esatto, a vedere un attimo nell'insieme la proposta che di volta in volta, con questa base iniziale di nove valori, potrà poi essere integrata fino ad aggiungere le due vette che vi abbiamo mostrato in precedenza, non le vediamo ancora al momento. Stiamo su questi perché non, vorrei, non si tratta di istrazioni. Ma centriamo ancora un attimo la proposta che ha come indicazione la numero 13, eh, proposta numero 13. Diceva io vorrei tutta la collezione intera, ma ho già notato che eh, soltanto del Piperno, soltanto per i Cohen dobbiamo raggiungere certe cifre, eh, bene, indubbiamente, nulla vieta di avere una buona base, di mantenere, di scegliere questa proposta iniziale, di andare a integrarli con alcuni francobolli, eh, magari un pochino più accessibili, nulla vieta invece di raggiungere quella vetta altissima, magari partendo addirittura dal Piperno del Cohen che abbiamo mostrato in precedenza per partire dai piatti forti, da quelli più rari in assoluto, da quelli che mh, sicuramente a breve sfuggiranno. Puntino in alto, signori, nella scelta filatelica non si facciano mancare le scelte importanti. Diciamo che nel tempo indubbiamente eh, saranno certe, certe scelte molto singolari, di carattere diciamo, insieme certamente a delle caratteristiche diciamo, numeriche importanti. Ma non, non limitatevi, datevi uno spazio ampio, eh, accrescete un attimo di più rispetto a quello che è una buonissima scelta che condividiamo, che noi stessi proponiamo, ma facciano anche quel passo ulteriore che fa diventare veramente la scelta il grande e giusto collezionismo, indipendentemente addirittura dal numero di francobolli presenti o collezionati. Va bene, ci siamo. Eh, sì, diamo un attimo, ti prego, dalla regia l'immagine del Piperno e del Cohen gentilmente, che sono quelli che abbiamo eh, valutato eh, in precedenza e che quindi... Eh, vogliamo ancora suggerire, eh, anche se vuoi già con la disponibilità di prezzo, che possiamo indubbiamente indicare. Eh? Indubbiamente indicare. Ecco la proposta numero 14: il, Cohen, il pubblicitario Cohen. Ed ecco il Piperno, qualità del Piperno 50%, 6250 euro, vedete, è la proposta numero 15 proprio nel riferimento che adesso vi invitiamo a considerare. Poi un piccolo flash, piccolo ma nemmeno tanto perché fa parte di una collezione. Anche qui è abbastanza, in questo caso diciamo abbastanza eh, semplice da acquisire, non tanto per la frequenza di questi eh, enti semistatali che andiamo a vedere, ma proprio perché costituisce un, un nucleo singolare non decisamente esteso. Andiamo a vedere, anche queste pagine possono inseri, essere inserite negli album del Regno d'Italia, quindi rispettando proprio quella che è. Eh, sono i numeri di anelli, eh, vanno proprio a inserirsi perfettamente, pagine con taschine dedicate a questi enti semistatali e eh, li andiamo a sfogliare. La proposta, potremmo dire flash rapida di questa sera, sta proprio nel gruppo d'azione scuole Milano, gruppo d'azione scuole Milano, ciò che stiamo... Adesso apprezzando, nel 1923, attenzione, nel 1923 a 14 enti perastatali, biblioteche, assicurazioni sociali, associazioni combattentistiche, patronati scolastici, viene concessa la franchigia postale. Che veniva attestata fornendo loro gratuitamente i francobolli necessari, appositamente allestiti ed emessi tra il marzo e il novembre del 24. I soggetti scelti: lo stemma nazionale, il collare dell'Annunziata, la Lupa Capitolino, il profilo dell'Italia torrita, queste erano le diverse varietà. Infatti, vedete, Federazione Italiana Biblioteche Popolari gruppo d'azione scuole Milano in questo caso, quindi li si sosteneva in un certo modo e ogni ente riceveva la propria dotazione personalizzata tramite la sovrastampa apposta nel tassello in basso, lo vedete il gruppo d'azione scuole Milano. Serie completa dei francobolli per gli enti semistatali, la cui validità terminò il 31 dicembre dello stesso anno di emissione è composta in totale di 77 francobolli. Qui vediamo appunto, sono poi le relative pagine ovviamente. Qui vediamo appunto eh, quello dedicato a quello del marzo 1924. E ehm, la proposta che vi invitiamo a considerare, intanto grazie anche per le diverse chiamate eh, che eh, stanno giungendo, non linguellati, 60% di qualità, 540 euro. Quindi di massimo rispetto, se mi permettete trovo anche una certa eleganza, sa che Beh, mi sto appassionando, condivido un po' con voi questo: ha una certa sobrietà, purezza di linee, diciamo così. Eh, diciamo così e 540 per i quattro valori. Chiaramente, anche qua è fondamentale l'espressione, eh, la qualità espressa, quindi lo stato di conservazione. Benissimo, quindi vedete veniva proprio franchigia postale, venivano emessi questi francobolli, anno 1924, vedete ad esempio la lupa capitolina comunque presente, l'Italia turrita, la collare dell'Annunziata con lo stemma eh, Savoia presente, hanno le indicazioni proprio che troviamo, la differenza poi nasceva fondamentalmente eh, nella sovrastampa o perlomeno sì, esatto, che vediamo proprio in base al di sotto del simbolo della vignetta, diciamo del francobollo stesso, benissimo, signori. Allora, ancora a eh, procedere eh, e ancora a considerare ulteriori proposte, no? Aspetta, aspettiamo. Teniamolo un attimo in sospensione, eh. teniamolo un attimo prontamente. Eh, dedicate alla vostra attenzione e intanto la chiamata signori una chiamata grazie per le conferme precedenti grazie ovviamente per l'attenzione anche rivolta Verso il nostro Massimiliano, che è eh, al centralino, al telefono con voi, eh, e nello stesso tempo andiamo a assaggiare ancora e a rivedere assieme, eh, anzi a rivedere, a vedere per la prima volta un momento dedicato alla, alla posta aerea, alle trasvolate. Adesso ne parleremo poi in seguito anche con il nostro Massimiliano, ma intanto. Voglio farvi vedere quello che avete richiesto nella prima presentazione iniziale, cioè nel momento in cui abbiamo fatto una panoramica sui diversi francobolli, ma anche segnalando certi album. In realtà questo è un volume importantissimo, sono due volumi importantissimi dedicati all'impresa Balbo. Sono dei volumi che eh, avete esaurito un po' di tempo fa, li abbiamo ripristinati, li abbiamo nuovamente... ...considerati per cercare di accontentare tutto il nostro pubblico. Li possiamo proporre insieme certamente... ...ma con un corredo molto bello eh, di cosiddetti erinofili... ...che non sono francobolli in senso stretto... ...sono dei chiudi lettera, dei chiudi busta, chiudi lettera... ...e che eh, troveremo anche all'interno di tale proposta. Adesso li andiamo a sfogliare assieme poi interverremo con possibili ulteriori collocazioni in quello che sono anche degli album, andremo a collocare delle buste, una realtà l'abbiamo già collocata, la vedremo successivamente, perché ci porta al mondo diretto dei francobolli, dei trittici alcuni di voi hanno già potuto sperimentare la bellezza di questi volumi, un progetto non solo editoriale, diremmo di conoscenza, a, mio avviso, a nostro avviso fondamentale. Quindi la grande crociera di Italo Balbo che adesso andiamo ad aprire. Eh, vi darò l'indicazione dei due volumi e degli erinofili, eh, e poi andremo con Massimiliano a parlare anche di cosa oggi abbiamo scelto. Vedete come sono impaginati? Adesso abbiamo ripreso delle immagini. Eh, sono io quello che vedete, ma abbiamo voluto un attimo centrare meglio il filmato prima di, eh, di potervelo presentare perché. Eh, sono volumi corposi e quindi c'è il rischio che eh, magari troppe oscillazioni davanti alla telecamera non li facessero apprezzare. Ecco l'indice della grande crociera eh, di Italo Balbo ehm, con le diverse tappe, con i manifesti commemorativi, la crociera appunto aerea del decennale, Roma, Chicago, New York e Ritorno. Eh, le diverse tappe espresse, ma anche tutto il progetto, la progettazione di quello che è stato l'importante impresa della Regia Aeronautica eh, del 1933, il primo volume, il volo d'andata, primo luglio, 12 agosto 1933, eh, la cartina ovviamente ci mostra l'intera impresa. Del, anche del volo di ritorno con acclamazioni incredibili. Ma sfogliando queste pagine con riproduzioni e utilizzo di fotografie d'epoca, guardate quando sorvolano eh, i massicci alpini, eh, è quindi un'avventura che in quegli anni è stata veramente un'impresa di cui eh, il mondo... Per un insieme di organizzazioni di assistenza eh, non, non era semplicemente il primato il numero di aerei impiegati, ma anche eh, l'assistenza globale portata a questa impresa. La richiesta, vogliamo ricordare la richiesta dei due volumi eh, che adesso andiamo a presentare senza rinofili. No, anzi, parleremo poi anche con gli rinofili, ma senza rinofili. Ecco, 380. Euro scontato all'inverosimile, eh, e poi senza rinnofili con gli rinnofili, che però attenzione! Se già possedete i due volumi, va bene andremo a concedere. Se no, ce lo direte voi, se no, eh, li concediamo, li diamo assieme poi li vedremo gli rinofili ovviamente, li diamo assieme ai volumi, sono 480 euro con gli rinofili. Eh? 480 euro con gli rinnofili, i chiudi lettera che sono dei, veramente dei manifesti diciamo in miniatura ma apprezzabilissimi. Vedete anche come sia una cartina parlante, non c'è bisogno di strumenti particolari a livello di eh, tecnologie computeristiche. Si utilizza la carta, la passione per questa carta di bella consistenza. Avete già visto l'impaginazione. Eh, è, è una scelta in, che mette insieme gli appassionati della bibliografia, gli appassionati della storia e eh, diciamo anche della geografia e certamente gli appassionati di filatelia. Può essere un inizio ideale tanti spazi da occupare, giusti spazi da occupare, sia con buste affrancate, viaggiate, sia con ad esempio con trittici, sia con francobolli relativi a questa impresa, la straordinaria accoglienza, guardate qua, eh, la straordinaria accoglienza, vi fu addirittura una strada la Balbo Avenue ehm, che avvenne che vi fu nel, eh, a New York e Chicago e ehm, il secondo volume invece che parla della, e che ci mostra il ritorno eh, della crociera del decennale appunto della regia aeronautica, vedete il secondo volume con il ritorno e questa è la sfilata, la parata, eh, il modo in cui vennero accolti eh, i diversi eh, i, i piloti piloti in cui vedremo addirittura i comandanti di diversi aerei eh, di cui vedremo poi gli equipaggi e che avranno un riconoscimento anche sui trittici stessi. Eccoli qua gli idrovolanti, ecco la grande, eh, la grande impresa che, di cui si avvaleva di tecnologia totalmente italiana, ripeto 380 euro o 480 con quelli che tra poco andremo a vedere. Quanti manifesti, il Cavallo Alato, il Pegaso? eh? Eh, qui ci sono altri riferimenti alle diverse trasvolate, quindi eh, sono riferimenti che fecero di Balbo veramente un pioniere, pioniere eh, dell'aeronautica. Eh, due volumi straordinari, anche in questo caso un regalo importantissimo. L'altro giorno ci fu una conferma da parte di una... Eh, di un padre, di un, pilota, eh, di un pilota italiano che dice: Io regalo a mio figlio questo perché ha passato. Eccoli qua, questi sono gli rinnofili. Vedete i chiudilette, con tanto di certificato che li accompagna originale perché ebbero già una diffusione importante. Se scegliete anche questi 5 rinnofili, siamo a soli 480 euro. Roma, Chicago, New York, Roma. Queste le. Le, il, il riferimento alle tappe, non le uniche tappe, ovviamente, ma ai principali luoghi, diremmo di destinazione, di partenza e di arrivo. Eh, 480 euro la proposta che possiamo insieme leggere e proprio individuare. Leggere e vedere, oggi ce l'ho con leggere, ma leggere nel senso che. Il leggere significa anche leggere il francobollo, la sua nomenclatura, ciò che vi è scritto, ciò che si, ci sa indicare. È chiaro che la celebrazione era una celebrazione che andava poi a toccare, al di là di certi ambiti futuristi, anche ambiti di regime. Questo è ovvio, no? è un dato di fatto, ma non si deve in questo caso però dimenticare eh, che, queste appunto marchi commemorative che stiamo vedendo. Non si deve dimenticare comunque la valida impresa, proprio a livello tecnologico e diciamo anche di coraggio, di organizzazione, le premiazioni, le medaglie, poi l'aneddotica si spreca sulla rivalità di quanto il Duce avesse verso Italo Balbo, perché venne preso un po' come accade forse con Yuri Gagarin in altro ambito, cioè come la sua figura stesse diventando. Acclamata, portasse forse a oscurare in certi momenti eh, il, la figura stessa del, del Duce. Quindi, eh, si parlò poi di una morte con un fuoco amico eh, quando iniziò la, la guerra mondiale per Italo Balbo, non sono versioni discordanti su quello. Fu forse veramente un incidente, comunque è una storia che va poi a proseguire. Al di là di quelli che sono gli equipaggi che adesso stiamo vedendo, con le parole, le iniziali del cognome, utilizzate anche, eh, se non totalmente quando il cognome era troppo lungo, sulle, sui diversi eh, francobolli che, sui trittici che verranno appunto. Utilizzati per questo, vedete le sigle degli apparecchi, tutti spazi volendo da riempire, ma c'è anche chi ha scelto una, non so, alcune basi e poi ha detto: Io questi volumi così me li posso gustare in assoluto, me li posso gustare veramente in quello che è la propria la dimensione, la proporzione, sì, benissimo, eh, di quelle che adesso stiamo proprio mostrando. Quindi vedete ancora una volta, anche per poterne percepire proporzioni, dimensioni anche al mio cospetto. E quindi se vuoi che tenere l'immagine più grande, è proprio per far valutare un po' ehm, l'eleganza, la bellezza di, di questo progetto, di questo importante lavoro. I libri che definiamo d'arte eh, o anche di imprese, non finiranno mai, signori, la carta non è che verrà soppiantata, specialmente di certo tipo. Probabilmente in futuro ci sarà sempre di più un'attenzione per volumi di questo genere e si perderanno magari quelle vesti editoriali. Molto più spicce che verranno sostituite dagli ebook eh, probabilmente, ma queste sono cose insostituibili. Ecco perché li avete esauriti eh, addirittura con un prezzo che implicava presenza di alcuni francobolli che andavano a prezzi differenti, nelle debite e proporzioni. Abbiamo scelto in questo caso di dare una chance molto essenziale nella bellezza del lavoro per poi andare a completare e integrare. Successivamente le diverse proposte. Io suggerirei da subito: intanto grazie per le prime eh, conferme. Suggerirei da subito di prendere anche i diversi rinnofili, cioè quelli che avete visto. Abbiamo Cristina qualche disponibilità sugli arinnofili? Sì. Ecco, ecco esatto: quindi 100 euro in più se scegliete due volumi. Eh, ma sono. Sempre nella qualità Bolaffi, chiaramente non troverete dei rinofili, hanno anche loro potuto incontrare gli inconvenienti, essere piegati. La qualità qui è, è fortissima, elevatissima, come potete vedere, è alta e eh, quindi a 480 euro direi veramente, suggerirei assolutamente di scegliere. Il signor eh, Mario, quale? Anche con gli Rinofili? Sì. Benissimo, anche con gli rinnofili mi fa immenso piacere. Allora. Eh, dice, ma io intanto prendo questi a 380, poi sceglierò. Li paghino in due soluzioni. È possibile, mettano gli rinnovi. Dice, guarda, per comunità, eh, una parte subito quando ricevo e una parte a un mese. È possibile. Questo ci troveremo certamente d'accordo. Non vi sfuga. Cominciate già con un passo giusto, un pochino maggiormente integrativo nell'insieme. Poi più tardi andremo a vedere delle realtà che possono aggiungere. Ci sono diversi telespettatori che nella prima presentazione, abbiamo presentato soltanto due volte questa eh, quest, diciamo, nuova serie eh, dei, della Crociera del Decennale, serie di volumi eh, e di album, hanno già fatto una buona base. Oggi, questa sera, abbiamo pensato anche a loro per poter integrare questa collezione e quindi non un trittico che magari già possiedono ma ad esempio una busta francata eh, di grande importanza oppure eh, una sempre nella, nella crociera dei valori che non abbiamo finora presentato. Quindi stiano con noi anche e precisamente in questa specifica presentazione. Poi andiamo ancora a vedere, beh, ad esempio c'è un altro capolavoro, ma... No, mh, ho promesso a Messimiliano che ne parleremo successivamente insieme quando si libererà insieme a voi. Quindi, non gli voglio togliere il piacere perché so che li ama molto anche lui, sempre legati al mondo della crociera eh, di, eh, di Italo Balbo. Eh, rivediamo intanto un'altra proposta che abbiamo dato in precedenza, sarà la quarta volta che le andiamo a presentare le prime due serie. Eh, che abbiamo visto alle ore 21 circa e va bene, finché sarà destino che poi arrivano tre chiamate assieme tre chiamate assieme sarà certamente destino che giungano alla fine eh, la possibilità solo per il primo che arriva, ma ne parlino ad esempio con Massimiliano al telefono, comincino a chiedere anche magari in modo più personale no? domande più personali sulla possibilità di certa scelta indubbiamente a mio avviso da fare, e allora per i pacchi postali, se i valori a 2100 euro 30% di qualità e i valevoli per le stampe sopra stampati, vado con calma, parliamo prima di questa serie, ricordiamola ancora una volta eh, eh, l'effigie di umberto 6 valori non linguellati 30 per cento a 2100 euro e la proposta numero 4 benissimo i valevoli per le stampe quindi resi tali dalla sov sovrastampa sempre per quanto concerne gli stessi, in realtà sei valori, ma che essendo sovrastampati vanno ad altra indicazione, 400 euro, sempre 30% di qualità, la proposta è la numero 3 che stiamo insieme vedendo, insieme considerando e eh, valutando, proprio nello specifico di questa interessante serie. Benissimo ancora, eh, ancora, la chance e la possibilità di entrare eh, nella disponibilità di insieme e anche nel presentarvi. Un'ulteriore, un sì, bravissimo. Le colonie le abbiamo viste in precedenza. Grazie, e eh beh, stasera si aggiungono all'ascolto dei telespettatori, quindi andiamo a vedere insieme, perfetto, eh, le, eh, la serie è dedicata all'anno santo. Grazie, la serie è dedicata all'anno santo, quindi colonie, ma dedicata all'anno santo con Tripolitania, con Somalia con Eritrea e con Cirenaica. Quindi, sì, enti semistatali, una sola chiamata, eh, ricordiamolo. Enti semistatali, una chiamata soltanto. Andiamo a centrare a questo punto. Perfetto, sì, sì. Eh, vediamole. Eccole qua, sono disponibili, sono qui accanto a me, ovviamente mandiamo anche queste immagini a riferimento ben ferma per poterla apprezzare, per il 1925, eh, esattamente, il ciclo dell'anno santo, 24 valori, attenzione, le chiese romane, le chiese eh, e l'apertura e la chiusura della porta santa, qui veramente mi stupisce un 70% a 180%. 182 euro la proposta numero 26. 182 euro: a proposito dei pacchi postali, sì, sì, sì. Eh, a proposito dei pacchi postali, eh, adesso intanto scusami un attimo, facciamoli vedere tutte e quattro. Eh, Somalia, eh, Cirenaica, Tripolitania, sei. Eh, Va bene, ecco, li stiamo apprezzando proprio adesso. No, tutte quante, attenzione, tutte e 24 i valori a 100, e questa insistenza, 182 euro, è dato semplicemente alla consapevolezza di offrire qualcosa di giusto, di interessante e di assolutamente possibile. Ora, la serie più interessante a proposito dei pacchi postali, che come dicevamo, dell'importante collezione definita Trieste A e che ho qui eh, disponibile per voi, è una serie che riguarda ancora i pacchi postali. Quindi a scanso di dire che i pacchi postali ma non hanno dei soggetti commemorativi, sono abbastanza stereotipati, abbastanza ritornano con certa frequenza, sì, ma pensino che invece hanno una forte realtà. Eh, di collezionismo e di apprezzamento allora noi andiamo a dedicare intanto a chi nel tempo ha saputo scegliere la bellissima serie di Trieste A o Trieste B e anche molti amici diciamo che hanno avuto origine e hanno avuto anche drammi eh, in una terra che è stata divisa che si era ipotizzata quasi con un'indipendenza unica nel suo genere ma che invece venne poi proprio delusa eh, da quello che sarà il, il, il tempo storico. Trieste A e Trieste B, la zona gestita, diciamo governata dagli alleati o quella già affidata alla Jugoslavia. Ma all'interno, e quindi è un discorso che abbiamo a suo tempo fatto, chiedo scusa se per alcuni sarà la prima volta che lo sentono, ma credo, spero di essere comunque... Eh, chiaro in ciò che vado ad affermare ecco la storia di Trieste ecco i suoi valori dal 1947 al 1954 vedete un territorio libero scusami così perfetto un territorio libero mai costruito eh, come ci indica la storia eh, i famosi fatti di novembre del 53 la fine di questo eh, di territori che poi rimarranno Quasi una Berlino, diciamo del Mediterraneo, affacciata sul Mediterraneo, quindi massima diciamo, anche solidarietà nella storia di Trieste, una città tra l'altro bellissima. Però quello che voglio aggiungere insieme ai valori che porteremo in questa prima, in questa possibilità di serie che attenzione non sono tutti i valori di Trieste, A, ma una buonissima, eh, una buonissima e importante base. Ci portano anche a vedere quei pacchi postali, quella soprastampa locale di 12 valori che è importantissima. Intanto, ricordiamo: collezione Trieste A di 109 valori, prima e seconda parte, indichiamola così, a 148,50 109 valori, poi integrabili anche qua, sovrastampe delle forze alleate. Eh, molti li hanno scelti, eh, non ce n'è da tempo che non li vedete perché in realtà le quantità stanno diminuendo a vista d'occhio, ma chi avesse scelto serie precedente, cioè chi avesse scelto questa serie già in precedenza, o la volesse scegliere, è mio dovere nonché piacere andare a mostrare e a presentare i pacchi postali con sovrastampa locale, così chiamata, quindi assolutamente dedicata e destinata a Trieste, sono signori 12 valori non linguellati al 70%. Di qualità in questo caso? La serie in assoluto più rara. È eh? serie in assoluto più rara. Allora, mamma mia! 70% di qualità, vedete la sovrastampa proprio perché è dedicata al Free Territory, al territorio libero di Trieste, 1947-1948, abbiamo già detto 70% non linguellati, a 1750 euro, dedicata. Beh, a chi ha scelto già Trieste A o addirittura Trieste B, e, e certo, cioè magari ha scelto entrambe eh, le collezioni, eh, non la perdano. Quante volte l'abbiamo presentata Cristina questa? Zero. Zero. E, e, esatto, quante volte? Eh, signori, quante volte avete avuto modo di, eh, di poterla scegliere? Questa specificatamente? Questa specificatamente, signori, quindi non siate, le vediamo, le osserviamo, eh. vedete l'indicazione come veniva utilizzata, vedete che vi è l'indicazione sul bollettino, sulla ricevuta, perché veniva nel momento in cui veniva utilizzata, venivano separati questi due francobolle a tutti gli effetti, non ordinari ma, posta, ma eh, eh, per pacchi postali, veniva separata divisa. Ora attenzione, interessante la separazione e la divisione, ma il valore deve essere unito, cioè dobbiamo trovare sia quello sul bollettino che quello sulla ricevuta assieme, allora è lì che ha valore collezionistico. Una volta separati prendono due strade diverse e sarà un aspetto folkloristico averli, ma eh, noi dobbiamo pensare anche a destinare del denaro, collocare del denaro in, buona, eh, in una buona... Cioè, farvi no? destinare il denaro in quel bene rifugio che ha ragione di essere la filatelia quando si tratta di questo livello, quando si tratta di, di ciò che in Bolaffi andiamo assolutamente a presentare e a indicare. Eh, grazie, sì sì Cristina, certo abbiamo qualche possibilità, attenzione sulla serie di Trieste A, quindi chi l'aspettava da tempo, ricordiamo eh, la proposta eh, di 109 valori a 148,50, quindi grazie già per le prime segnalazioni che stanno giungendo. 148 e 50 album eh, compreso. Eh, certamente, vi diamo tutto quanto, album compreso. E eh, vi diamo anche: eh, ecco qua, lo torniamo a sfogliare. Non ho avuto modo di farvi tanto osservare quello che vi stiamo eh, offrendo, magari nella specificità del francobollo, però indubbiamente. Eh, vi è modo di poterli apprezzare ancora più eh, prima e seconda parte, eh, l'abbiamo già indicato: non sono tutte le serie, eh, diverse serie presenti. Ma arrivare a collezionare Trieste A o Trieste B, se eh, poi volete integrarla ulteriormente, è quanto mai possibile. Benissimo, allora, mamma mia, come vola il tempo, Max, e allora ci siamo. Prepariamoci nuovamente insieme a ricordare eh, i famosi i pacchi postali che adesso ti ho posizionato qua eh, davanti a te. Eh, però intanto andiamo, stiamo sfogliando ancora la serie di Trieste A, quindi possiamo anche apprezzarla in questo modo. Volentieri, ben trovato, Max. Allora, grazie, ti grazie. Sono subito. Sì, sono nuovamente eh, qua. qua insomma, raccomando. tante le telefonate. Al centralino, Grazie. come sempre, eh, tanti quesiti dai più particolari, alcune volte addirittura insomma devo prendere tempo per fare dare delle risposte perché effettivamente sono molto specifiche e riguardano anche eh, collezioni internazionali di cui ovviamente abbiamo bisogno di approfondimenti anche di studio per poter dare delle certo. risposte precise. Certo. No? Siamo molto competenti ovviamente per quanto riguarda le collezioni nazionali, quelle un pochino più consolidate a livello di mercato poi quelle un pochino più particolari, magari quelle tematiche dobbiamo andare eh, a studiare, come si dice. Però intanto prima di tutto vi voglio ringraziare, voglio ringraziare perché siete sempre in tanti che chiamate, e che insomma mi interpellate, interpellate la Bolafia e questo non può che farmi immenso piacere. E torniamo in studio perché abbiamo comunque il desiderio di eh, tornare a eh, così completare la nostra. Um, la nostra carrellata di grandi opportunità di questa sera. Mi ricollego a quanto ha raccontato molto bene, c'è stata anche qualche conferma al centralino, ci fa Grazie, anche questo volume. Grazie. Tra l'altro eh, anche una chiamata eh, da, eh, insomma, dalle terre ormai, come si dice, sotto zero, che in realtà erano le terre che una volta stavano al caldo eh. Eh, dalla Sicilia. È sempre un piacere salutare tutti gli amici della Sicilia. Eh, per quanto riguarda ovviamente questo straordinario album che già di per sé è un album da collezione perché la tiratura è limitata le sue fattezze, e lo studio che c'è stato dietro per la sua eh, progettazione ha fatto sì che questo sia uno degli, sicuramente dei prodotti più belli che la Volafi mette a disposizione del proprio, eh, della propria clientela l'impresa di Balbo del 33 l'abbiamo detto è stato un evento eccezionale un evento che ha cambiato in qualche modo anche la storia del nostro paese mettendolo in luce agli occhi delle grandi potenze dell'epoca una su tutte degli Stati Uniti e eh, all'interno ovviamente oltre a celebrare a livello storico e anedottico quello che è stata un, eh, una conquista aviatoria straordinaria, c'è anche poi lo spazio riservato a quelli che sono i francobolli che l'hanno descritta, che ancora oggi la testimoniano. E tra questi. Abbiamo stasera una grande rarità e ci fa piacere eh, certo. sicuramente menzionarla, una disponibilità legata all'emissione che l'Islanda nel 1933 fece prendendo la disponibilità dei francobolli locali sovrastampandoli per poterli ovviamente dedicare alla eh, francatura delle rarissime buste che poi tra l'altro trovano anche corretto alloggiamento all'interno di questo. Eh, come e si doveva ah, sì, album, sì, no, album, libro, insomma. Progetto è, progetto. Complicato, è complicato. Detto questo, ehm, noi stasera, però, abbiamo la fortuna di parlare dei francobolli nuovi della serie completa dell'Islanda. Allora, 1983 luglio, emissione di tre valori composta. Adesso Alberto ci regalerà l'immagine bellissima in una qualità altissima di nuovo, tocchiamo l'apice della montagna, come si dice, regalandovi comunque un'opportunità veramente speciale e eh, in aggiunta a questo eh, non possiamo anche dimenticare la tiratura di questi francobolli, perché questi francobolli ovviamente dovevano servire solo ed esclusivamente per i 20 giorni in cui la crociera ebbe luogo e di conseguenza decisero le autorità postali islandesi di realizzare soltanto 4.000 serie nel 1933. Una parte di queste serie è andata rigorosamente su busta e una parte è stata utilizzata, una parte è stata distrutta e quindi a giorni d'oggi è sicuramente una serie tra le più rare tra quelle incluse in questo splendido album. E l'abbiamo eh, grazie a un riacquisto fatto di una splendida collezione di posta aerea riacquistata in una qualità che merita veramente di essere sottolineata e eh, che prevede, pensate, addirittura un non linguellato esatto. al 50%. 50 Facciamo un bello zoom su francobollo Bolo perché ci regala la sovrastampa che ovviamente è illeggibile, ma facilmente invece comprensibile, che tradotta significa volo eh, crociera italiana del 1933. Vedete proprio apposta con... Eh, Precisione, se vogliamo. Sì. No? Sì. Eh, ecco, questa serie che ripeto fa, è, è di riferimento assoluto all'interno dell'album, noi la proponiamo eh, ad un prezzo eh, direi congruo soprattutto alla rarità e alla qualità di quello che noi vi prepariamo. Perché? Perché la sovrastampa deve essere certificata e pochissime sono le serie che si sono preservate e che hanno un certificato storico che permette anche, dopo l'analisi peritale e di studio della stessa eh, Bolaffi, di essere sicuro di andare a proporre alla clientela una serie autentica. E quindi eh, ovviamente tutto questo, che viene poi eh, specificatamente eh, dettagliato all'interno del certificato che accompagna questa serie, e ci permette di dire che questa entra sicuramente di diritto in quelle serie che possono essere anche eh, vissute e pensate nell'ottica proprio di una differenziazione dei propri risparmi in bassi inve barra investimenti. Quindi certo. quella serie diciamo che è un po' un porto sicuro perché fa riferimento a una disponibilità bassissima e una domanda molto alta derivante dal fatto che questa è una serie che si include perfettamente nella collezione Trasvolati Italiani. Esatto, entra all'interno proprio, no, Trasvolati Italiani. Eh, assolutamente, assolutamente. E allora, la richiesta. Sì, la richiesta siamo, alla proposta, intanto la proposta dei tre valori, Islanda appunto, Crociera Balbo, tre valori. Eh, la proposta numero 22, non linguellati, 50% di qualità. 6.080 euro. 6.080 euro, sì, eh, esatto. Ehm, di direi che eh, sicuramente. Eh, ah, va bene. È un consiglio: il giusto termine è il consiglio. Se avete voglia, se avete già preso l'album, se avete voglia di comprare una serie di grande peso dal punto di vista collezionistico. Questa è la serie che ci sentiamo di eh, consigliarvi. E se eh, volete anche fare una piccola indagine, magari andando a ricercare un catalogo Bolaffi di 10-15 anni fa, vi accorgerete di quanto sia veramente cresciuta questa serie in termini di valore. Però perché? Perché non si trova. Cioè la domanda e l'offerta, la domanda dei tanti collezionisti che si legano a questo speciale capitolo della posta aerea che ovviamente ha un fascino e anche la dimensione internazionale di questa serie, perché questa serie è ovviamente anche tanto collezionata in Islanda stessa, ma soprattutto eh, da tutti coloro che hanno vissuto in qualche modo questa... Questo incredibile evento che sono gli italiani e parte anche Stati degli Uniti europei, gli Stati Uniti di eh? sì, 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 collezione. E quindi eh, la dimensione e il, diciamo, il, la domanda, quindi la quantità di collezionisti che si legano a questo percorso è veramente molto ampia, ma la disponibilità della serie è molto bassa. E questo è il classico fenomeno che fa crescere con costanza le valutazioni e le connotazioni di questa serie. Unico esemplare disponibile, tanto più in questa straordinaria qualità, ricordo senza tracce di linguella. Altra serie che solitamente troviamo con le linguella, in cioè, questo certo. caso non abbiamo tracce di linguella. Quindi, signori, mi raccomando, attenti a queste eh, opportunità. Il ce l'avete adesso, è un po' un treno che passa, sta a voi fare la scelta di eh, eh, così, almeno valutarla e vederla certificato doveroso per una serie che purtroppo offre tanti tranelli, vista la sovrastampa che prima abbiamo eh, analizzato insieme, e diventa fondamentale la presenza di un certificato e di un'azienda che comunque si occupa di garantire a 360 ⁇ i prodotti che comprate. Vi fa dormire i cosiddetti sonni tranquilli. Eh? certo certo è ok una, ok ottimo una, sono contento, una chiamata, eh, una chiamata. Eh, attenzione. una chiamata soltanto ovviamente mentre io stavo andando a preparare Massimiliano tanto è proprio il bello di poterci eh, confrontare una eh, sul secondo album eh, il volo di eh, ritorno abbiamo una busta Ah, l'ho già inserita. Eh, nel... Sì, eh, nell'apposito della Vediamo vediamolo così. Vediamola prima tanto... inserita, eccola esatto. qua. E poi la andiamo a leggere singolarmente, magari come Ecco qui. Abbiamo, come vedete, sì, conferma per Trieste A Oh, grazie, grazie. da e dove? Eh, da Milano. Grazie. Benissimo, grazie Trieste, ah, eh, Sarà poi un piacere poter consigliare anche quella serie ulteriore che integra Serie A, vero? La serie sì, i Trieste. pacchi postali. I eh, pacchi postali, Cristina. Mm? Okay, sì, ok. Benissimo, sì, sì, ma vedranno comunque, okay. intanto, benissimo, ma certamente. Allora Massimiliano, guarda la curiosità di sì. questa busta. Sì, per questa abbinare no? sì. Franco Bolli ha anche sì. buste viaggiate, sì. perché sono i testimoni oculari che... Eh, ripeto hanno fatto parte del carico postale dei, dei nostri idrovolanti italiani che hanno solcato i cieli americani fino a giungere proprio appunto in quel di Chicago e New York e durante le tappe intermedie quelle cosiddette americane e canadesi ovviamente ci fu un carico postale aggiuntivo locale che fa parte della straordinaria crociera eh, nord atlantica di cui stiamo parlando da un po' con grande slancio e, e attenzione Bene, abbiamo la fortuna di potervi mostrare un esemplare, anche qua unica chiamata, delle 307 rare buste che furono prese in carico nella tratta da Chicago a New York. Quindi siamo nella prima fase del volo di ritorno, di rientro in Italia, che eh, ovviamente partiva da Chicago, che era la destinazione diciamo, del volo d'andata. E si iniziava a comporre il viaggio di ritorno, che poi porterà ovviamente a Terra e poi rientro su Roma, eccetera, eccetera. 307 buste, questi sono dati precisi conosciuti, guardiamo anche la bellezza del cachet, di questo timbro speciale che fu apposto proprio per differenziare in qualche modo, attenzione nel senso ah, scusami, scusami, di... sì, sì, no, sì. che c'è questa parte di, poi c'è questa immagine che poi Alberto eh. faccela vedere, eh, perché il sì, tributo sì. che fu regalato, che noi tanto cerchiamo di valorizzare e di raccontare ma, certo. ma poi in realtà le immagini eh, tante volte sono più eloquenti delle parole. Sì, quella che abbiamo visto quando sfogliavo l'album precedentemente, proprio l'accoglienza, una vera e propria parata è dedicata alla... Ecco. Guardate le centinaia Mamma di migliaia mia. di persone che a New York eh, accolsero l'arrivo dei trasvolatori, ovviamente guidati da Italo Balbo, su queste auto di lusso, sembrano un po' eh, eh le beh, Morgan, sì, no? Sì, 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 eh, sì. probabilmente... E vedete, guardate i festeggiamenti, ma perché? Voi dovete avere il, la, la chiara idea che la conquista dei cieli americani... Fu paragonata, o potrete paragonarla per avere una dimensione dell'importanza, allo sbarco sulla Luna. Quindi, signori, qua facciamo riferimento a un evento che ha in qualche modo cambiato le sorti anche del, del nostro paese e che certamente ha spiegato al mondo che l'Italia non era soltanto un paese di artisti, ma era certamente un paese capace anche di innovare ed è quello che un po' ogni tanto cerchiamo di certo. eh, dovremmo un po' come dire ribadirci noi italiani eh, quando parliamo di giovani, parliamo di menti eh, infatti, parliamo di genialità infatti, 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 che non vengono infatti. forse espresse nel, migliore, nel modo eh, giusto ma qui non parliamo di, ovviamente di politica adesso entriamo mia. nella busta cioè entriamo nella visione proprio della busta che è il volo di ritorno Chicago-New York non, linguella, allora, sì, non no, linguellate. allora, no, non no, linguellate no, è un senso sì, no. relativo perché in questo caso direi che non è giusto quindi eliminiamo non linguellate perché qua si tratta dell'insieme eh, della busta quindi esatto. abbiamo una eh, proposta relativa al numero 29, quindi 80% di qualità che riguarda sia i francobolli sia l'insieme della busta, cioè l'insieme della sì, proposta. I timbri, eh. vedete quanto sono nitidi, possiamo ancora leggere bene in maniera molto chiara la scritta Chicago 1933. Il timbro proprio di partenza apposto sui francobolli, li vedete da 10 centesimi ocra, bellissimo. Tra l'altro, francobolli di un'eleganza anche con l'americana sì. notevole. E poi il timbro di cachet che eh, giustamente identifica nello specifico no by Italia Air vedete eh, cruise cioè il volo della crociera italiana e poi la tratta specifica Chicago-New York. Bella, molto bella e molto rara, perché nei dettagli sottostanti, dove c'è proprio tutto un po' la spiegazione no, di questa specifica tappa, vediamo anche l'indicazione. Vedete, il giorno prima del decoro da Chicago furono imbarcate 607 buste, ma 307 sono quelle destinate New York, per New York. Sì. Quindi abbiamo anche il dettaglio delle varie destinazioni. Affrancate con francobolli statunitensi di importo totale pari a 1,65 dollari, ma con timbri speciali circolari che dichiaravano proprio che era il volo della Croce d'Italia. Cioè, quanto vi raccontiamo è messo per iscritto e dettagliato anche in tutti quegli elementi, eh, ripeto, storici che avvalorano ulteriormente questo straordinario percorso collezionistico. Bellissima, bellissima. Eh, e siamo a invitarvi anche a quella forma di collezionismo che riguarda specificatamente la vostra passione la possibile passione anche verso la filografia quindi la parola scritta verso l'insieme di quello che corrisponde è vero, è vero. a queste buste che hanno eh, realmente viaggiato che sono state imbarcate che hanno questo fascino così importante la richiesta è di 3.000 euro 80% la qualità aboliamo ovviamente l'indicazione linguella non linguella perché... Eh, qui eh, non è questo il caso, in quanto i francobolli sono stati mh, utilizzati e timbrati e annullati quindi. Voglio fare una provocazione. Sì, dai, dai. Allora, la persona che chiamerà per opzionare questa busta, sì. io voglio fare un regalo speciale, dai. perché per poter godere il valore, il significato e eh, l'importanza bisogna necessariamente avere questo album. Allora, io dico alla persona che comprerà, noi regaliamo all'unica persona, perché una busta è quella disponibile, certo. regaliamo l'album Bambo. Bellissimo. I regaliamo due volumi. I due volumi. Bellissimo. Quindi, facciamo un omaggio di 380 euro, che vuole essere proprio quel pensiero sentito da parte eh, mia, di Alessandro, okay, ma della okay, Boraffi tutta, per dire: bene, eh, non era previsto l'omaggio, ma non importa, è una sorta di regalo meritato per chi capisce l'importanza di queste buste volate. Che per chi vuole pensare a una filatelia che guarda al domani e eh, che ragiona nell'ottica del non sto soltanto vivendo una passione, che sicuramente è una passione di lusso, legata a un, un mondo, quello del. del del collezionismo, eh, insomma, che giustamente eh, spesso richiede anche delle risorse no? certo. perché gli oggetti sono. ma vuole essere anche un modo per dire: sì, eh, c'è un regalo dietro, così puoi studiare, puoi scoprire che cosa è accaduto e puoi anche rivolgere l'attenzione, magari, rispetto ad altre tappe. Ma anche a livello conoscitivo, certo. Quindi più del 10% di sconto, Max, sì, è, è nell'insieme della proposta. È un regalo che vogliamo fare a quella persona meritevole che eh, ha saputo cogliere l'eccezionalità dell'oggetto. Dell Benissimo, allora vediamola. Una, tanto una sola chiamata, Rischiamo, una sola. Sì. Eh, rischiamoci. Fa immenso piacere poter condividere questa realtà. Anche perché la busta la si può apprezzare, la si può valutare ovviamente di fuori, ma si vedeva molto bene, sai, proprio nell'insieme anche in questa eh, presentazione. Tra eh, appunto, sì. eh, tirandola fuori, possiamo anche con la dovuta cautela ammirare eh, certamente anche i timbri, no? Retrostanti perché anche questo aspetto può essere diciamo interessante, no? Perché voi diciamo, ma come fate a sapere sì. dove le, le destinazioni? No, eh, noi sappiamo che è andata da Chicago a New York perché c'è il timbro di partenza di Chicago e poi c'è il timbro di arrivo anche a New York. Vedete, addirittura un doppio timbro, quindi probabilmente un paio di stazioni le ha fatte in quel di New York, quella generale e poi quella eh, più specifica del distretto. Beh, eh, insomma, sono tutti elementi che voglio, voglio dire. Certificano il suo percorso, certificano la sua straordinaria partecipazione all'evento. Benissimo, e allora una chiamata soltanto? Ovviamente dateci anche un riferimento per poter tornare a vederla e valutarla, possiamo anche magari rimettere la rimettiamo proprio nella sua, nella sua posizione ideale e eh, andiamo a centrare sì, un beh. attimo col tuo aiuto. Si può toccare con cura, sì. chiaramente maneggiare con Beh, cura. Beh, queste taschine è... servono proprio Sono... a proteggere, eh, vedete, lo vedete? Eh. perfettamente. Sì. Vedete, viene collocata e poi nella parte sottostante c'è anche l'indicazione di una, di una, di una diciamo, busta tipologica per aiutare il collezionista a trovare la giusta collocazione, no? È, è bello, 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 cioè è un percorso fantastico. Non a caso ha avuto grandissimo successo questo album Balbo e ancora... Eh, che è il motivo per cui ci ha spinto a fare una piccola eh, così, allestimento ulteriore della disponibilità iniziale eh, di questo straordinario album perché vale la pena da tutti i punti di vista. Benissimo. Torniamo, vogliamo nuovamente in Italia perché abbiamo sì. un'altra una, un importante tappa da seguire. Con anche qua, credo Massimiliano, che tu hai preparato qualche sorpresa anche per il nostro pubblico eh, in quello che andremo a presentare, ma non voglio anticipare nulla, anzi, è una sorpresa in un certo senso anche per me. Andiamo a inquadrare una proposta legata. Alla, al momento della Repubblica, perché già eh, si ritorna alla Repubblica dopo quello che abbiamo proposto magari nel pomeriggio. Siamo in diretta, abbiamo circa 20 minuti, 25 minuti di trasmissione e quindi spazio sempre alle vostre richieste l'ultima mezz'ora e anche l'interrompeteci pure, cosa che vi invitiamo a far sempre. Si tratta di rivedere, magari, qualcosa che vi è rimasto in mente o nel vostro desiderio di poter approfondire come argomento e magari anche confermare. Cosa vediamo, Massimiliano? Beh, innanzitutto, ci rivolgiamo alla collezione della Repubblica Italiana che ha nel suo assoluto protagonista il Gronchi Rosa. No? Una storia affascinante, una storia unica nel mondo della filateria. Che ha reso questo francobollo celebre e ha reso questo francobollo così celebre, soprattutto da essere collezionato anche dai non collezionisti. Infatti. E tutti sicuramente ne, av ne avranno sentito parlare o avranno già acquistato o vorranno acquistare, così né, in quelli che sono, possono essere dei sogni, eh, il Gronchi Rosa. Ma voi dovete sapere che ancora più raro del Gronchi Rosa ci sono le buste viaggiate del Gronchi Rosa. Perché? Se eh, il Gronchi Rosa è un francobollo che è stato ritirato, era anche un francobollo che era stato creato ed era stato apposto sulle buste che sarebbero poi fisicamente partite durante il volo eh, presidenziale, eh, così questo volo con finalità politiche e commerciali che fu eh, eseguito dal presidente Gronchi nel nell'aprile del 1961, eh, così con questa visita nel città del Perù, del, diciamo. Dell'Argentina, dell'Uruguay, eccetera, quindi un, un viaggio diciamo, molto importante in Sud America. Ecco. E, e questo viaggio, ovviamente, come vi dicevo prima, una volta che i francobolli dell'emissione del de, de, Gronchi, proprio del viaggio del presidente Gronchi, composto da un francobollo per ogni singola tappa, per quanto concerne il Perù, lo sappiamo, fu emesso il Gronchi rosa, il 205 lire rosa, che con quegli errori sui confini del Perù. Costrinse le autorità postali italiane a ritirare l'emissione che era avvenuta in un, in un lunedì di Pasquetta, e voi sapete che noi il lunedì di Pasquetta lo sfruttiamo per stare con gli amici e le famiglie, per fare delle sontuose grigliate se il, il clima lo permette. Certo. E quindi in posta, sinceramente, non ci andavamo all'epoca, non ci andiamo ancora mm. oggi. Questo fattore ha reso Gronchi Rosa molto raro. Ma le buste che nella sede centrale furono eh, così allestite con i Gronchi Rosa. Quando scoppiò diciamo, il casus belli, che portò le autorità postali a ritirare, portò anche le, le autorità postali a creare il francobollo sostitutivo che è il 205 lire grigio, che fu anche apposto sopra il Gronchi Rosa proprio per coprire lo scandalo. E le buste, eh, con eh, in questo caso, eh, noi ve ne stiamo preparando. Ah sì, grazie al contributo del Repubblica. Certo, Revole dei aiuta, confini eh? del nord differenti. Sì, del Perù, esatto. Sì. E allora eh, voi, quel che quello che stiamo ammirando è una rarissima busta viaggiata durante la visita del presidente della Repubblica, il cachet ce lo dimostra, con una coppia di Gronchi rosa che viene coperta da una coppia di 205 li, lire grigio e francobollo sostitutivo corretto. Quindi, diciamo cosa che non si fa, ovviamente, se voi doveste staccare quei francobolli che stiamo ammirando insieme sotto troverete la coppia di gronchi rosa quindi siamo di fronte a una rarissima busta del gronchi rosa ricoperto viaggiata a Lima, l'abbiamo visto prima la, la destinazione eccola lì vedete Lima-Perù con eh, l'indicazione anche del mittente la eh, raccomandata è partita vedete, da Torino addirittura e quindi Scopriamo insieme, lo dico per tutti coloro che magari non avevano notizia, che esistono anche delle rarissime buste viaggiate. Ricordo con grande mh, slancio, anche e con facilità, data l'incredibile importanza, la collezione azzurra, da cui la collezione azzurra è stata la più grande collezione di buste viaggiate di Gronchi mai allestita nel mondo, che è stata poi dieci anni fa. Eh, così è tornata sul mercato rendendo felici tanti collezionisti che hanno potuto avvicinarsi a eh, così eh, grandi oggetti. Certo. E, ed è, è perché è giusto sapere che dal punto di vista collezionistico anche le buste di Gronchilosa sono oggetto di una ricerca direi spasmodica. La busta è corredata della firma e adesso eh, eh, Alberto ti chiedo di magari di fare un piccolo zoom. Eh, del nostro attuale presidente onorario che è Alberto eh, Giulio Bolaffi, che ovviamente ha voluto lasciare un segno eh, ta eh, tangibile con la sua firma. Eh, eh, sì, questa qua è invece è del, del. No, no, questa qui di là, di là, di là, sotto i fracoboli, Bravissimo Alberto, ottimo, è lì proprio. Sotto, bel... Scendi, scendi, scendi. Eccola eh. lì, perfetto. Eh, quella busta che ovviamente uh, funge da pedigree assoluta eh, questa è un'espertise un in tutti i effetti eh. già, già lo è, lo è. è questa è un'espertise a ah, matita ovviamente la firma già lo è cosa che indicherà anche poi il nostro certificato eh, finanziario di qualità Bolaffi eh, con eh, le indicazioni appunto la segnalazione proprio della firma eh sì, e poi di Alberto Diena che aveva poi negli anni 60, probabilmente a cavallo dagli anni sì. 60 e 70 firmato anche lui, eh, insomma famiglia di periti di straordinaria competenza con cui certo. la Graffi all'epoca aveva anche modo di certo. collaborare, di scambiare sì, informazioni sì, 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 sì. eh, eh, l'oggetto è straordinario e ci fa piacere perché non credo che molti di voi avranno mai avuto il piacere di scoprire eh, l'esistenza di una busta così particolare, così ambita anche eh, la addirittura qui la particolarità è ovviamente che, ulteriore, eh, ulterior, eh, scusate, che conferisce ulteriore valore è la coppia, la coppia, la coppia dà eh, due volte il valore eh, eh, insomma qualche busta del Gronchi Rosa ricoperto magari l'avete già vista ma la coppia certamente può per, eh, perché sono rarissime la richiesta Alessandro, la richiesta, diamola sì. per questo prestigioso prodotto questo Unicum che abbiamo a disposizione Intanto ricordiamo 85% di qualità come vedrete anche sul certificato appunto di qualità Bolafi che è veramente veramente elevato. La richiesta è di 4.845 euro. Eh, per la... ci non ci fermiamo qua. Beh, per la cortesia. proposta numero 19, Alberto facciamo in diretta Pado? perché tanto è bello. Sì, sì, allora dietro c'è una sorpresa per voi, perché allora. insieme a questo straordinario oggetto. Che ha appunto quella certo, quotazione di 4.000 vi regaliamo, dato che il collezionista di prima le aveva raccolte. Sì. E probabilmente, chissà, magari era anche legato al destinatario, eh, troviamo le altre due buste sempre inviate al medesimo eh, destinatario, sempre con le accoppiate bellissime dei francoboli argentini e uruguagi. Quindi, ecco, quindi vediamo tutto il viaggio, praticamente: Perù Uruguay e eh, Uruguagio sta bene perché è proprio il termine originale, eh, Uruguagio. Sì, sì, sono eh. le persone che vivono eh, in quella straordinaria terra. E quindi diamo in questa quel... personalità la esatto, busta. Montevideo. Montevideo, signori, eccola là. E poi eh, l'insieme, cioè quindi la proposta di 4845 va a eh, considerare Tutte e tre queste buste, al punto che troviamo anche nell'expertise, nel certificato di qualità Bolafi, troviamo po' l'indicazione la possibilità di renderle inseparabili. Eh. Ma veramente è questo è un collezione, dono, eh? eh. Sì, è una mini collezione, una mini collezione, Anzi, cioè, Ho già una collezione eh, così importante, così fattibile, così, anzi così interessante, proprio per questo Gronchi Rosa ricoperto. Ehm, la proposta appunto numero 19 quella che vedete già in sovrimpressione avete visto la qualità? la, la vediamo anche indicata proprio a lettere estese 85% la qualità che stiamo mostrando poi andiamo a girare e vediamo che ovviamente si va ad includere anche nel certificato sì, la presenza delle altre ecco. hai visto? Eh. No, tutte insieme Cristina? Sì, tutte e tre? Ah, fantastico esatto. allora, no, 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 eh. ma sembra effettivamente un regalo e lo è, e lo è lo è. Eh, e Cristina e Manuela, anche perché noi possiamo anche Cristina, ma c'è anche sì. per Manuela al centralino. Mi raccomando, ho segnalato i clienti che stanno eventualmente valutando la, la, la richiesta, esatto. E dunque, sì, um, io. Cristina, eh, il numero 23 potremmo veramente mostrarlo. Eh, sì, il numero 23, sì, anche no, in seguito. No. Perché no? Guarda però Alessandro io sì. ci tenevo. Ah si a farvi vedere anche. Una chiamata e attenzione, una chiamata soltanto mi raccomando. Per favore Enrico vai a pescare le immagini della proposta di cui abbiamo una sola disponibilità, dell'emissione completa. No, della quella è la 24 Roma Cristina, è 24 eh, quella. Della Roma Mogadiscio. Eh. Sì, scusami. Per favore, prendiamo la Roma Mogadiscio. Eh sì sì. Allora, eh. andiamo, andiamo a vedere, sì, eh, ce l'abbiamo anche forse disponibile? No, esatto, partiamo da un'immagine qui tra le mie mani, e poi, Enrico, se riesci a collegarti tu hai l'immagine di repertorio, per far vedere l'intera emissione del ciclo Roma Mogadiscio, che proponiamo nella sua interezza 40 valori, quindi tutti e dieci valori emessi nelle singole Quattro colonie Infatti, infatti. È un, uh, questa è una serie mitica delle colonie cioè, è un qualcosa che in realtà si vende da solo per la sua bellezza. Sì. Poi c'è questa quantità esorbitante di francobolli che è difficile da mettere... 40 francobolli, eh? 40 francobolli. Poi valori. qui c'è anche la qualità in questa proposta perché... 60%, eh, insomma, 60% ah, okay. esatto. E, e poi Grazie. infine c'è il prezzo Grazie. che secondo me ben giustifica la qualità straordinaria dell'emissione, <ride> ne abbiamo una sola disponibile, Beh, insomma non è che potre, ne possiamo avere più di tanto. Quella elegante anche con le diverse effigi del re a cui abbiamo fatto riferimento, intanto è bene, vengano anche i nuovi telespettatori che si collegano adesso eh, con noi e che eh, ci permettono di eh, rivedersi. Eh, siete, siete lì, siete lì anche su queste serie, eh, vediamole, Tre chiamate per quanto sì, concerne sì, i pubblicitari. Intanto. Sì, 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 sì. tutte eh, senza fretta, Enrico. Perché Bravissimo. certe cose non possono essere consumate eh, nello spazio di pochi secondi, ci mancherebbe tempo. Tiranno, il tempo veramente vola. Ma eh, insomma, abbiamo anche dedicato diverse ore oggi in tale proposta. Diverse. No, no, esatto. Torniamo alla proposta dei pubblicitari, alla novità che abbiamo un po' caldeggiato durante questa nostra puntata e in questa offerta base veramente, veramente interessante, perché vi permette di avere ben nove dei pubblicitari eh, inseriti nel loro giusto contesto, con i fogli in regalo, e quindi anche l'offerta sempre che vuole essere, diciamo. Eh, costruita nel nome anche di una tradizione nel cercare di far bene le cose. Certo. in questo ha sempre posto grande sì, attenzione. Sì, sì. Allora andiamo a vederla, perché è una curiosità molto, eh, molto sentita nell'ambito del collezionismo e questa può essere veramente il classico punto di partenza, Alessandro. Perché sì. effettivamente è un po' una serie che parla: diciamo che vive di luce propria. No? Questa eh, incredibile decisione o scelta o innovazione di proporre una sorta di pubblicità attraverso i francobolli che diventavano personalizzate per le aziende che così in qualche Infatti. modo accettavano, pagando ovviamente questo genere di servizio speciale delle poste, e con cui con questi francobolli stessi andavano ad affrancare le proprie emissive, le proprie lettere commerciali, si identificavano immediatamente per la curiosità che i francobolli destavano. Eh, aziende che giungevano, eh, diciamo che abbracciavano questa nuova forma di marketing pubblicitario eh, e sono veramente anni tanti, fa. Eh, veramente eh, nel 1924-25 quasi un secolo eh, fa esatto. Più, insomma, 90 anni suonati, come si dice? E, e le aziende interessate furono, eh, appartenevano a mercati completamente diversi uno dall'altro. La proposta che, su cui vi suggeriamo una riflessione attenta. Prevede, signori, ben nove francobolli, come dicevo prima, tutti, innanzitutto tutti fior di stampa, quindi non ci sono tracce di linguella. e quindi di nuovo siamo un po' al top. E soprattutto questo insieme, che ha un valore di catalogo piuttosto cospicuo, lo offriamo in proposta lancio a 660 euro. Infatti, pagabili a rate, quindi ben 9 valori di assoluto rispetto della serie a 660 euro. E qui costruiamo la base di una collezione preziosa, quella dei pubblicitari del Regno d'Italia. Poi stasera, in via del tutto eccezionale, abbiamo eh, due, eh, i due fracomoli più rari di questa collezione. Ma li abbiamo portati eh, proprio per rendervi un omaggio, perché si presentavano in una qualità da eh, copertina di un catalogo. E, il, eh, il pubblicitario numero 10, che è il 50 centesimi Cohen. Lo abbiamo a disposizione, anche se so che domani le richiamate dei nostri clienti... E qui sta la nostra esistenza, eh? qui sta la nostra, perché domani, cioè non, non è arrivata domattina. Non è arrivata, abbiamo il 50 centesimi coin non linguelato all'80% di qualità. Quindi eh, se è già un francobollo raro che ha una quotazione, pensate di catalogo, che supera gli 11.000 euro, All'80% noi ve lo proponiamo a 9200 euro. Ma questa centratura su queste grandi rarità del passato voi non la trovate. E infatti. Questi sono quei francobolli che risultano introvabili e che per la loro eh, rarità, con questa qualità, hanno sempre saputo soddisfare i nostri amati collezionisti. Perché è la rarità, perché è la rivalutazione, perché è un francobollo bello da vedere, da studiare, da ammirare, perché i francobolli pubblicitari hanno fatto una storia a sé, perché vi invito a vedere sul nostro catalogo quanto venivano i pubblicitari dieci anni fa, eh, che ancora oggi i clienti ci ringraziano per i consigli che gli abbiamo dato dieci anni fa. Perché così ci sono dei, dei, dei capitoli filatelici che hanno una, eh, un seguito pazzesco. Sì, eh, e questi è nostro dovere quando li troviamo, quando li acquisiamo. Prima Massimiliano ha detto quando li compriamo, perché qui non si tratta di un conto vendita dove alla fine bisogna alzare i prezzi per riparare i costi. No, siamo noi e bla Blabolaffi a scegliere proprio questa via, questa, eh, questa possibilità che vi offre, la possibilità migliore, come se si acquistasse proprio di prima, di prima mano eh, in tale proposta. E allora eticamente, professionalmente, ma anche con la giusta passione, quando si trovano due francobolli come questi è nostro assoluto dovere e ripeto piacere poterveli presentare e segnarlo e dire ancora di più eh, al nostro pubblico attenzione, eh, non li perdano, segnali e certo. proprio. E allora ecco l'insistenza, forse eh, non dico appunto di essere antipatici o fastidiosi, però una volta in più. Alla fine darà modo, darà modo di rendersi conto, di segnalare l'importanza di quello che stiamo vedendo. Alla e fine allora, vi sì. darete ragione sì. e ci darete ragione. Ma quante volte ci hanno cioè, anche forse rimproverato, ognuno delle sue realtà, dicendo ma guarda, in effetti ero lì, non hai insistito abbastanza, adesso mi pento di non averlo preso. Allora... A, ripeto, mh, questa notte vogliamo andare a dormire serenamente dicendo che ce l'abbiamo messa tutto sul fatto di suggerire, di far percepire quello che eh, sono le grandi realtà della filatelia. E i due francobolli, la serie pubblicitaria, ma i due francobolli in particolare ne sono proprio una testimonianza. Allora eh, diventa veramente imponderabile, anzi imperdibile eh, questa possibilità che vogliamo offrirvi, speriamo lo diventi. Sì, Alessandro, guarda, sì. mancano pochissimi minuti, ma voglio far vedere ancora due cose. Sì, hai ragione. La hai prima ragione. è la bellissima serie degli antichi stati del Regno di Sicilia. Eh, sì, bravo col grano. Eh? Enrico, mi raccomando il contributo delle immagini che impreziosiranno eh, il nostro schermo e il vostro schermo perché serie di Sicilia, antichi stati, 1859, 5 valori autentici garantiti Bolaffi di qualità eccezionale, 60% con lievi tracce di linguella. Eh, insomma, eh, per gli amanti della filatelia antica, eh, per gli amici siciliani ovviamente perché ci sentiranno eh, ovviamente un forte legame per questi francobolli, per la storia di un paese che poi di lì a poco diverrà una nazione, ecco la presentazione e devo dire che insomma... Eh, hai ragione, hai ragione, assene. farli vedere, eh, sì Massimiliano. Hai ragione a farli vedere, questa è la serie numero il Ferdinando II, i eh, cinque valori numero uno, tracce di linguela, 60% di qualità, 2.810 euro. 60% di qualità, Tutti e cinque, esattamente tutti e cinque. Poi abbiamo un sesto, francobollo, che è il Ferdinando II, 50 grana, eh, color lacca esatto. eh, tracce d'inguella 60% di qualità a 945 euro eh, e che è questo? Ah, tra l'altro è arrivata la conferma sì. album balbo va, Bra bravi piacere, bravi eh. esatto bravi eh, esatto eh. esatto dai. Eh. Eh, album balbo eh, 380 euro solo l'album sì, lo benissimo, ricordiamo benissimo Bra eh, da eh, sì, Vicenza, Vicenza. Quindi, insomma, il freddo non, 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 va bene, non, va non bene, ha bloccato va bene. le manine dei no, nostri anzi, cari amici. No, anzi il freddo invita proprio a certe forme di collezionismo che sono eh, indubbiamente eh, appunto, invitanti al momento di riflessione anche dell'inverno. Veramente, bravi, bravi, complimenti. Quindi Sicilia, 5 valori di base più la rarità del 50 grana. Infatti, eh, l'alto valore della serie. Mentre ultimo volume di album. album. Sì, l'album Marlboro con Volendo gli erinofili, quindi eh, chiediamo sì. proprio... Ah giusto, questa, ecco, l'amico diciamo, che ha comprato sì. eh, giustamente l'album sappia che può essere comunque preziosito ulteriormente dall'intera serie sì. degli erinofili con 100 euro, quindi da 3,80 a 4,80. Suggeriremmo proprio questa scelta, 4,80. Adesso Cristina ha scelto anche gli erinofili? Sì oh bene diversi, bene benissimo. vedi suggerimento fatto veramente nell'interesse del collezionista sì ma Marsta, non ne eh. perdano anche perché da soli o vedi già l'album oppure diventa un po' difficile poi le presentare parliamo sì. di album cogliamo l'occasione per dare un ulteriore suggerimento non soltanto l'amico di Vicenza ma in realtà a tutti coloro che amano la grande filatelia dedicata al volo eh, non possiamo non in questi ultimi due minuti, forse tre, non far rivedere la straordinaria serie Islanda, forte la protagonista eh, della nostra sì. puntata, sì. eh? domani poi saremo lì all'ora di pranzo a dirci, ma guarda questo è stato scelto stamattina alle 9, questo, ma non, non è che dice, ah, per scavanzia bisogna di nulla, non è la prima volta, anzi con frequenza accade proprio questo, quindi... Eh, ci suggerite voi stessi di poter tornare a rivedere certi pezzi, poi la notte portare a consiglio, noi stiamo sempre a insistere, fate subito eh, datevi subito la possibilità di intervenire proprio in un certo ambito. Eccoli qua, la serie Islanda, che comunque entra di diritto anche nelle nostre proposte, vedete di, il valore espresso non è certamente in l'ire, ma li troviamo questi anche nel nostro catalogo. Li troviamo nel catalogo, li troviamo nell'album Balbo, perché è una serie di grande prestigio, ricordo eh, la tiratura di 4.000 esemplari all'epoca nel 1933 e poi tutti i francobolli sono stati usati su busta eccetera eccetera, trovarla nuova di questa qualità 50% senza alcuna traccia di linguella, anche qua di nuovo grande rarità filatelica legata Infatti, a quello che noi chiamiamo la filatelia ehm. e il collezionismo internazionale, non tanto perché è una serie straniera ma perché in realtà è il mondo stesso che rivolge attenzione a questi oggetti. Certo, sono le tappe importanti come tale l'altro esempio... Terranova, ne abbiamo parlato anche in un recente passato, quindi si toccano i luoghi ma eh, la traccia di Balbo rimane tale, quindi viene un po' acquisita quella sovranità diciamo di, 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 di acquisizione di francobolli e di missioni che appartengono a questo. Per non fare figli e figliasti, Dai, per non dimenticarci bravo, di, tu, di nessuno, scusate eh, la coroncina. 1934, ah, quella, quella. angolo di foglio scusate, bordo di foglio, perdonatemi grande francobollo della posta stavolta italiana volo Roma-Mogadiscio, abbiamo visto le missioni per le colonie andiamo, abbiamo a disposizione un solo esemplare ma sì, eh, anche della colonia. corrucina sì, ma sì. noi siamo persone che non scommettiamo pre, pre, preferiamo la, la praticità delle cose ma secondo me dovessi fare una scommessa con te direi che questo è il primo francobollo che andrà in conferma o Con una mail questa notte o domattina, poi magari. Vi, vi, vi informeremo se accadrà. Per me, io mi direi questo. Tu quale dici Massimiliano? Eh, io, secondo te? Eh, guarda, secondo me le, la serie dei pubblicitari saprà sicuramente riscuotere successo. Ok, parli eh, dei 6,60. Sì, dipende ma... perché i 660, ah. per se il nuovo collezionista vuole abbracciare un capitolo nuovo, e poi vabbè, so anche che abbiamo tanti collezionisti molto avanzati che ci seguono, che amano la filateria di altissimo livello e quindi anche il pubblicitario 10, il 14 e il 13 che sono. Quei due grandi, quelle due grandi realità potrebbero riscuotere il dovuto e necessario mm, eh, giusto, successo, giusto. perché sono grandi grandi gemme della Filatelia. Eh, non vi dimenticate di Trieste, non vi dimenticate di Trieste perché è una collezione molto sentita, che si incastra perfettamente sì. tra l'altro sia tra la Repubblica che il Regno. Quindi è normale rivolgere la dovuta attenzione. Trieste è un territorio che viene realizzato per effetto della seconda guerra mondiale, ma che viene a, a diciamo rimane in vita. Così, con questa amministrazione particolare eh, militare se vogliamo certo. fino al 54 quindi in realtà protraendosi all'interno della repubblica italiana del periodo repubblicano è chiaro che ben sta in tutti e due contesti infatti quindi saremmo veramente curiosi di vedere quello che accade ma che può accadere anche adesso perché anche a microfoni spenti per alcuni minuti i telefoni saranno eh, raggiungibili certo. o anche dei minuti finali della nostra missione che sono veramente quasi ai titoli di coda. Anzi dobbiamo passare i saluti. Dobbiamo passare saluti. Allora, ringraziamo Cristina che è stata con noi tutto il nostro centralino, ringraziamo... Alberto ed Enrico, è, è stata una bella maratona filatelica quest'oggi, soprattutto a voi per l'ascolto e ringrazio personalmente Massimo. Con l'intensità è anche spostato il Franco guarda che forte che sei, sei una potenza. Mamma mia, eh? Eh? sei una potenza. No, Un saluto sincero ad Alessandro e, e a, soprattutto, lo diciamo in coro quasi, un saluto a tutti voi, un ringraziamento alle conferme ma anche a coloro che ci seguono, che ci danno degli spunti, che ci fanno delle domande, che partecipano con noi a questo momento di grande... Condivisione che è proprio la diretta Bolaffi, che il martedì si focalizza sulla grande filatelia e il lunedì sulla grande numismatica. e Poi tutti i vari inviti. Alessandro, l'ho detto, ha scommesso sulla coroncina. Sì, Io ho su eh, ma noi soprattutto scommettiamo su di voi. Questa su è su la noi. verità, assoluta. Quindi vi vogliamo ringraziare. Vi auguriamo una buona notte, certamente, eh? certamente. Assolutamente. Un arrivederci. un arrivederci. Allora, le nostre trasmissioni sono passate di sovraimpressione, ma meglio dirle. 30 secondi, io vi aspetto vi aspetto a Lorenzo venerdì sera 21-24, io vi aspetto domenica 18-21, lunedì prossimo e la Filatelia tornerà sempre martedì per la grande serata il grande giorno in Filatelia. Perfetto. Grazie da tutti noi, grazie. Grazie, grazie e una sincera buonanotte. Arrivederci.